Benvenuti a tutti. Abbiamo ricominciato quest'anno questi cenacoli di questa associazione e la differenza rispetto all'anno scorso è che quest'anno si è costituita proprio l'associazione, per cui abbiamo fatto un comitato di soci fondatori, abbiamo fatto il nostro statuto, che non è quello che abbiamo firmato tutti quanti insieme l'anno scorso, purtroppo, perché c'erano delle problematiche proprio legali legate alla come era la stesura di questa cosa qui. È stato portato poi all'ufficio del registro, insomma abbiamo costituito questa associazione, per cui adesso avete visto all'ingresso i bollettini che chi vuole associarsi dovrà compilare, eccetera. Quest'anno abbiamo, come l'anno scorso, grossi relatori. Oggi ci è venuto a trovare il professor Asprella e ci parlerà ovviamente del suo cavallo di battaglia, diciamo, no? della parossistica. E quando uscirete fuori troverete anche un piccolo cadeau, un libro di cui poi parleremo. Niente, io non mi resta altro che ringraziare non soltanto quelli abruzzesi che sono qui intervenuti oggi, ma anche quelli che vengono da fuori. Ci sono dei colleghi che vengono da Lecce, da Ferrara, da Padova, poi da tutta Italia, da Ancona, dalle Marche, e il che mi fa piacere, vuol dire che la formula che abbiamo scelto, ci sono fisioterapisti, ci sono tecnici di audiologia questa volta, credo, ecco, gli amici dell'Aquila che sono arrivati qui, ancora sani e salvi, bene, e penso che significhi questo, che la formula che abbiamo adottato, cioè l'interazione diretta con un relatore, sia una cosa positiva. Vuol dire che ha incontrato il favore dello specialista o di chi si interessa di vertigini. Per cui io adesso mi eclisso, lascio la parola a Giacinto che ci dirige, e mi raccomando, trovate le domande dopo, perché abbiamo un'ora e mezza di tempo da riempire per i nostri dubbi. Per cui cerchiamo di darci di fare il nostro mestiere. Bene, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare il professor Giampiero Neri per l'invito, che è doppiamente gradito per essere qui per la prima volta a Chieti e per rinnovare per me il piacere mai sopito di poter condividere una giornata con appassionati dello stesso mio campo, cioè la vestibologia. L'argomento di cui parleremo, vi accennava Giampiero, è la vertigine parossistica posizionale benigna. Il messaggio che vi vorrei trasmettere è l'esperienza maturata da me nell'arco di tempo in cui ho potuto avvicinarmi a questo tipo di patologia, che ormai data oltre 20 anni. Ho conosciuto la vertigine parossistica nella metà degli anni 80, quando mi sono avvicinato alla clinica di Firenze. Erano gli anni in cui si iniziava a parlare della canalolitiasi del canale laterale. Le esperienze poi mi hanno portato a costruire un percorso che cercherò di riassumere in questa mia chiacchierata odierna. La prima forma di vertigine parossistica, forse si possono attenuare un po' le luci qui davanti. La prima forma di vertigine parossistica conosciuta in assoluto è quella del canale posteriore. Un breve accenno storico, giusto per ricordare che una prima descrizione magistrale della vertigine parossistica posizionale benigna è dovuta a Barani, o meglio all'osservazione di un suo assistente, Carlefors, che in una paziente notò un'insorgenza di una vertigine acuta parossistica con un nistagmo descritto nelle sue caratteristiche essenziali ma fondamentali, che sono rimaste come pietre miliari nei caratteri clinici di osservazione appunto di questa patologia, cioè sono stati evidenziati i caratteri rotatori e verticali, la dissociazione del nistagmo, cioè il fatto che il nistagmo effettivamente non sia uguale nei due occhi, e altri caratteri che vedremo successivamente.
La fisiopatologia della vertigine parossistica posizionale benigna è nota a tutti, è dovuta all'ingresso di otoliti all'interno dei canali semicircolari, in particolare del canale semicircolare interessato. Nella forma del canale posteriore ovviamente gli otoliti si impegnano nel canale semicircolare posteriore di un lato, modificando in tal modo la sensibilità della cupola relativa del canale alle accelerazioni. In sostanza si trasforma un detettore di accelerazioni angolari in un detettore di accelerazioni lineari, cioè diventa sensibile alle accelerazioni lineari come la gravità. Sarebbe più corretto in effetti dire che la cupola ampollare del canale semicircolare interessato diventa un gravicettore sensibile a quelle componenti vettoriali di tutte le accelerazioni lineari che insistono sul piano del canale interessato. Questo concetto, che potrebbe essere un po' ostico, è un concetto di generalizzazione che secondo me è fondamentale per poterci svincolare da quella, appunto, che è una concezione più dogmatica, più scolastica della vertigine parossistica posizionale benigna, legata ancora a degli schemi preconfezionati. Eseguire delle manovre per ciascun canale e avere una validazione della diagnosi e della terapia in funzione della manovra eseguita e della risposta sintomatica del paziente. Così non è, dobbiamo rapportare in effetti le nostre manovre a questo concetto fisico, cioè il fatto che un recettore si è trasformato nella sua sensibilità rispetto alle forze e accelerazioni che noi andiamo ad applicare. Ovviamente il cardine fondamentale su cui si impernia la possibilità di renderci padroni di una simile concezione più duttile della vertigine parossistica posizionale benigna è la nostra conoscenza e familiarità con l'anatomia spaziale tridimensionale dei canali semicircolari dei due orecchi. Bisogna cioè conoscere perfettamente qual è la disposizione spaziale dei canali semicircolari nei tre assi dello spazio. In particolare, se ci riferiamo per esempio al canale orizzontale, bisognerà ricordare che orizzontale non è e che è inclinato in posizione retta di 30 gradi rispetto all'orizzontale effettiva. Ritornando alla vertigine parossistica posizionale benigna del canale posteriore, classicamente le manovre diagnostiche sono la Dixol-Pike e la Semon. Un breve ricordo sull'esecuzione della Dixol-Pike: il paziente viene portato abbastanza rapidamente dalla posizione seduta in posizione distesa con lo capo iperesteso al di fuori del lettino, inclinando il capo di 45 gradi verso il lato del canale semicircolare dell'orecchio che si vuole testare. In quest'altro schema vediamo bene come, eseguendo una Dixol-Pike destra, gli otoliti presenti eventualmente nel canale semicircolare posteriore di destra vengono spinti in maniera da eseguire un percorso ampullifugo e generare quindi un nistagmo di tipo eccitatorio. Questa è una Dixol-Pike eseguita in una paziente sul lato destro. Dopo una breve latenza si innesca un nistagmo che è abbastanza caratteristico: una componente rotatoria antioraria, una componente verticale upbeating, e vediamo come il nistagmo sia dissociato, essendo la componente rotatoria più evidente sul lato omolaterale all'orecchio interessato. Questa animazione 3D è un software didattico che ho realizzato un paio di anni fa in occasione di un corso di istruzione che ho tenuto insieme a John Epley a Washington all'American Academy of Otolaryngology. Lo ingrandiamo subito. Ed è un software molto utile per poter comprendere appunto i meccanismi fisiopatologici a monte della canalolitiasi. Mi corre l'obbligo citare gli sponsor, perché nel contratto che ho dovuto firmare per ricevere un congruo contributo ho preso questo impegno, quindi la provincia di Matera ha contribuito come ente pubblico nel finanziare il progetto che ha portato alla realizzazione di questo
di questo software. È un software nel quale si può scegliere il canale semicircolare interessato. In particolare è particolarmente ricco per la canalolitiasi del canale orizzontale, ma esiste anche la possibilità di vedere, ecco, la Dixol Pike per il canale posteriore. In questo caso è una Dixol Pike destra con un movimento ampullifugo degli otoliti dopo la latenza, che conosciamo essere di 10, 15, 20 secondi, si innesca un nistagmo che è in crescendo, in cui le due componenti relative ai due occhi, vedete, sono dissociate. È maggiormente rappresentata la componente rotatoria omolateralmente, cioè nell'occhio destro, maggiormente rappresentata la componente verticale upbeating nell'occhio controlaterale, cioè nel sinistro. È possibile in questo software richiamare dei filmati reali di videooculoscopia che permettono di esplicitare in maniera più chiara quale sia la modalità di esecuzione della manovra e la risposta oculomotoria. Anche qui vedete la componente verticale controlaterale e la componente orizzontale rotatoria. Questo software è particolarmente complesso e magari lo potremo usare nella seconda parte della question time, se ci saranno domande, per poterle spiegare in maniera più efficace. Il motivo della morfologia del nistagmo che si osserva eseguendo la manovra di Dixol Pike o la manovra di Semon, delle due componenti dissociate, è spiegato in questa diapositiva, in cui si sintetizzano le coppie di muscoli oculomotori estrinseci che vengono attivate nel caso, ad esempio, di uno stimolo eccitatorio, quindi ampullifugo, applicato sul canale semicircolare posteriore di destra. Anche queste sono delle nozioni fondamentali da comprendere, da conservare, per poter applicare, per poter impadronirsi di una metodologia di approccio alla VPPB meno schematica e meno vincolata all'utilizzo delle manovre to cure. Abbiamo accennato prima a una seconda manovra, che è la manovra di Semon. Voi conoscete tutti la diatriba tra le scuole europee e scuole americane, quale sia la più efficace. In realtà, se ritorniamo al concetto iniziale di premessa, non esiste una manovra di per sé più efficace. Dobbiamo capire in ciascun paziente, dicevamo prima con Giampiero, non esiste uno schema assoluto, non possiamo fare un modello perfetto, applicabile su ciascun paziente. Questo è il difetto dei sistemi computerizzati. In realtà ognuno di noi ha una variabilità che ci è data dalla natura, per cui dobbiamo essere noi a leggere questa variabilità in base alla risposta che osserviamo, cioè ai segni clinici, quindi al nistagmo, e seguendo le manovre con il buon senso di capire che le manovre non sono altro che l'applicazione di forze e accelerazioni su un canale. E la risposta è la risposta del detettore biologico, che si è trasformato da un detettore sensibile a accelerazioni angolari in un rilevatore di accelerazioni lineari. Vediamo qui schematizzata la manovra di Semon, che nella fase diagnostica praticamente è molto simile a quella alla Dixol Pike, con la differenza di arrivare a una posizione finale del capo che non è iperestesa al di fuori del lettino. Ecco, qui vediamo la Semon come potrebbe essere eseguita, una Semon diagnostica sul lato destro e sul lato sinistro. Il video in una bimba di 9 anni ci dimostra innanzitutto come la manovra, contrariamente a quello che alcuni credono, non necessiti di una particolare violenza nell'essere eseguita, ma si può eseguire dolcemente. Quello che otterremo è una latenza sicuramente un po' più lunga, applicando una accelerazione meno intensa, con un nistagmo molto didattico. La bimba spaventata chiude gli occhi, in cui le due componenti, vedete, verticale, controlaterale, più accentuate, rotatoria, omolaterale, sono molto ben evidenti.
Ancora un altro esempio di manovra di Semon, vedete come si è eseguita con estrema dolcezza, nonostante questo la violenza del nistagmo è ben evidente. Questa è una Semon eseguita sul lato sinistro e ovviamente il nistagmo che osserviamo ha una componente rotatoria che ora è oraria. Questa diapositiva riassume quelle che sono le caratteristiche tipiche del nistagmo della canalolitiasi del canale semicircolare posteriore. Per quanto attiene alla fase rapida, la componente torsionale, sappiamo tutti, è oraria per il lato sinistro, antioraria per il lato destro. La componente verticale è sempre upbeating. È un nistagmo dissociato, come abbiamo ripetuto più volte, essendo la componente torsionale rotatoria più evidente nell'occhio omolaterale e quella verticale nel controlaterale. È un nistagmo parossistico, vuol dire che dopo la latenza ha una fase di crescita, aumenta quindi la frequenza, raggiunge un plateau e poi una fase di decremento che è leggermente più lunga rispetto alla fase di crescita. E ha una latenza, è un nistagmo affaticabile, cioè ripetendo la manovra si ha un decremento di intensità e la sua direzione normalmente si inverte riportando il paziente in posizione seduta dalla posizione diagnostica, sia che sia la Dixol Pike, ma questo lo si può osservare anche nella Semon. Talvolta, ma questo è più frequente nella canalolitiasi del canale laterale, si può osservare l'inversione spontanea del nistagmo, mantenendo il paziente nella posizione diagnostica, cioè si porta il paziente ad esempio in Dixol Pike destra, dopo un nistagmo di estrema violenza, se il paziente non ha un corredo neurovegetativo così intenso da costringersi a interrompere l'esame, si può osservare, dopo che il nistagmo si arresta, l'inversione spontanea del nistagmo, cioè in Dixol Pike destra, dopo un nistagmo antiorario, può seguire un nistagmo orario. Ecco, questa è una raccomandazione importante che effettivamente non è molto conosciuta. Mi scuso per le diapositive in inglese, ma sono diapositive che ho utilizzato in un corso che ho tenuto all'Istituto delle Neuroscienze di Buenos Aires e francamente non ho avuto il tempo per poterle riporre in italiano, ma penso che l'importante siano il pezzo forte, diciamo, della presentazione, siano i filmati. Le diapositive ci servono come filo conduttore per questa chiacchierata. Dicevo su questo particolare dove i colleghi argentini in effetti erano abbastanza incuriositi, il fatto che le caratteristiche morfologiche del nistagmo osservato nelle manovre diagnostiche sono completamente modificabili a seconda della posizione dell'occhio nell'orbita, cioè in posizione di lateralità, se il paziente guarda verso l'orecchio affetto, ad esempio in Dixol Pike destra scatenando un nistagmo da canalolitiasi del posteriore destro, un nistagmo antiorario, si accentua, deviando lo sguardo verso l'orecchio affetto, la componente rotatoria elidendo quella verticale. Il contrario avviene se lo sguardo viene rivolto controlateralmente. Ancora un esempio di Dixol Pike sinistra. Come potete notare, la componente rotatoria è una componente oraria, la componente verticale è sempre upbeating e si nota la dissociazione del nistagmo nei due occhi. Noterete anche che l'intensità del nistagmo varia da paziente a paziente. Ecco, e qui notiamo quello che abbiamo descritto prima. È un reperto effettivamente non
frequente da vedersi nella canalitiesi del canale posteriore, l'inversione spontanea del nistagmo mantenendo la posizione diagnostica. Ci sono delle piccole scosse di nistagmo chiaramente orario, non più parossistico. Dopo un nistagmo diagnostico di elevata intensità. Ritornando a quello che abbiamo iniziato a esaminare, diciamo, nelle prime diapositive, cioè quale sia la maggiore importanza, cosa abbia maggiore importanza nel fare diagnosi di VPPB, eseguire delle manovre standardizzate e sentire la risposta del paziente, oppure fare un'analisi semeiologica degli nistagmi osservati, credo che abbia una notevole importanza, una notevole significatività il video che sto per mostrarvi, cioè per fare una diagnosi di VPPB del canale posteriore. È sufficiente seguire la manovra di Dixol-Pike o la manovra di Semon a seconda delle nostre preferenze e vedere se elicitiamo un qualsiasi nistagmo? Ecco, questa paziente aveva una storia molto suggestiva per vertigine parossistica. A fronte dell'esecuzione di una manovra di Semon a scopo diagnostico sul lato destro sembra che non accada nulla. Dopo una latenza abbastanza lunga parte un nistagmo di estrema potenza, difficile addirittura da leggere per la sua intensità, ma un nistagmo chiaramente orizzontale puro rivolto verso destra. Questo dimostra che con una manovra di Semon in una presenza di un'importante canalolitiasi si possono evocare dei nistagmi generati anche da un canale semicircolare laterale impegnato da autoliti. È la componente vettoriale che in ogni caso andiamo a elicitare su quel canale, seppure piccola, ma sufficiente a muovere in questo caso una massa autolitica di notevole consistenza tale da evocare un nistagmo sicuramente diagnostico per una canalolitiasi, in questo caso probabilmente del canale semicircolare laterale destro geotropa. Guardate un pochino poi nel prosieguo, questo è un filmato piuttosto vecchio, data sicuramente oltre 10 anni, quindi diciamo i colleghi sicuramente avevano meno esperienza e affinità con il trattare il canale laterale. Vedete l'inversione spontanea, che nel canale laterale sappiamo tutti essere molto più frequente che nel canale posteriore. È un nistagmo non parossistico, sempre orizzontale, che ora batte verso sinistra. Allora, il motivo per cui vi ho presentato questo filmato è per dirvi che non è la manovra diagnostica che ci fa fare diagnosi di canale, ma è la lettura effettivamente dei nistagmi che andiamo a licitare. Nel 1985 è comparsa allora, nel campionario, diciamo, delle nostre possibilità diagnostiche della VPPB, la canalolitiasi del canale orizzontale, e conosciamo tutti quali siano le tappe storiche nell'aver presentato per primi, diciamo, questa patologia. Sicuramente il primato è della scuola fiorentina del professor Pagnini. In quegli anni io ero lì a Firenze e seguivo direttamente i progressi. Il primo articolo è stato pubblicato purtroppo solo in lingua italiana sugli atti delle giornate di nistagmografia clinica nell'aprile dell'85. Nel luglio dello stesso anno McClure, su una rivista sicuramente più prestigiosa, l'American Journal of Otolaryngology, pubblicò un articolo ben più dettagliato, documentato con tracciati elettronistagmografici, in cui portava 7 casi, ma i primi 2 casi in clinica, vi assicuro, se ne parlava già da tempo, furono pubblicati in un articolo a nome di Luciano Cipparrone, Guido Corrilli e Paolo Pagnini. La canalolitiasi del canale orizzontale è abbastanza nota, vi ricordo come
classicamente sia descritto in nistagmo, che correttamente deve essere definito come un nistagmo bidirezionale, biposizionale, parossistico orizzontale, evocato eseguendo una laterorotazione del capo di 180 gradi verso ciascun lato a paziente supino e col capo flesso di 30 gradi rispetto al lettino di esame. Questo per poter avere il canale semicircolare orizzontale in un piano perfettamente verticale ed eseguire uno stimolo perfettamente simmetrico di un lato su un lato rispetto all'altro. Questo è il motivo per cui Pagnini ci tiene nel ricordare che la manovra deve essere eseguita di 180 gradi da un lato rispetto all'altro, cioè bisogna andare da lato a lato per poter essere sicuri di confrontare due stimoli simmetrici di uguale intensità. Le forme conosciute della canalitiesi del canale orizzontale sono due, la forma geotropa e la forma apogeotropa. Sicuramente per noi è poco utile questo ricordo linguistico, ma quando mi capita di andare all'estero, sicuramente chi di voi ha confidenza nel leggere la letteratura internazionale noterà che gli americani hanno poca confidenza con il greco e continuano a chiamare la forma apogeotropa ancora agiotropa, per cui condividendo questa diapositiva con John Epley, che ha fatto anche studi classici, abbiamo pensato di proporla all'American Academy, dove abbiamo stigmatizzato che la forma apogeotropa ha, per un certo motivo diciamo di derivazione dal greco antico, una giusta definizione come apo, cioè away from the ground direction, in direzione contraria dalla gravità, dal terreno. Il meccanismo con cui funziona la canalolitiasi del canale laterale nelle due forme, ecco, questo è il maggiore motivo per cui ho realizzato questa animazione 3D, è l'ingresso di otoliti in uno dei canali laterali. In questo caso vediamo nel canale semicircolare laterale destro, in posizione eretta, il canale è inclinato di 30 gradi rispetto all'orizzontale. Gli otoliti sono presenti in una posizione in prossimità della cupola ampollare. Questo determina un nistagmo che è apogeotropo quando andiamo a eseguire la manovra diagnostica di rotazione del capo da un lato o dall'altro, perché eseguendo una laterorotazione del capo verso l'orecchio affetto, gli otoliti compiono un deflusso ampullifugo, determinando quindi uno stimolo, in questo caso inibitorio. Ricordo che nel canale semicircolare laterale lo stimolo ampullifugo la deflessione ampullifuga determina uno stimolo inibitorio, quella ampullipeda uno stimolo eccitatorio, esattamente il contrario di quanto avviene nei canali verticali. Per cui il nistagmo licitato è un nistagmo, anche questo inibitorio, che batte controlateralmente, per cui avendo il capo ruotato a destra abbiamo un nistagmo sinistro. Questa è la forma dell'apogeotropa del canale semicircolare destro. Ruotando il capo controlateralmente, cioè verso il lato sinistro, gli otoliti, ecco, una visione dal retro, abbiamo la possibilità qui di cambiare l'angolo di osservazione del labirinto. Gli otoliti in questo caso defluiscono in senso ampullipeto, determinando quindi una deflessione utriculipeta della cupola ampollare del canale semicircolare destro, con un nistagmo eccitatorio che in questo caso batte verso l'orecchio affetto, il lato destro, quindi verso destra, e ancora una volta un nistagmo apogeotropo. Nelle forme del canale, nelle forme invece della geotrope, l'ammasso otolitico si trova nel braccio posteriore, nell'emibraccio posteriore del canale semicircolare laterale, per cui ruotando il capo verso il lato affetto avremo una deflessione ampullipeta eccitatoria con un nistagmo che batte sempre verso l'orecchio affetto, in questo caso verso destra, quindi verso terra, giustificando la definizione di geotropa per questa forma.
ruotando controlateralmente il capo, gli otoliti hanno in questo caso un deflusso ampullifugo con un nistagmo inibitorio che batte ora verso sinistra, ancora una volta, quindi verso la direzione del terreno, ancora una volta geotropo. La trasformazione di una forma apogeotropa in geotropa è giustificata appunto quindi dal passaggio dell'ammasso otolitico dall'emibraccio posteriore all'emibraccio anteriore o viceversa. In questo modo, come vedremo nei filmati, si può a nostro piacimento trasformare una forma geotropa in una forma apogeotropa, o a volte questo può essere semplicemente la conseguenza di una errata diagnosi iniziale. Quindi capite come sia fondamentale nella canaloritiasi nel canale laterale fare il più precocemente possibile una diagnosi corretta di lato affetto, oltre che una diagnosi differenziale tra forma apogeotropa o geotropa. Sicuramente il capire se il nistagmo evocato con la manovra di Pagnini-McClure, cioè quella manovra di rotazione del capo da un lato all'altro a paziente supino, capire se il nistagmo sia un nistagmo geotropo o apogeotropo è semplicissimo, basta vedere la direzione se è verso terra o in senso contrario. Individuare il lato affetto molto precocemente è meno semplice. La diagnosi del lato affetto in effetti è stata imperniata inizialmente sulla intensità del nistagmo. Abbiamo detto che una deflessione ampullipeta della cupola ampollare del canale laterale determina un stimolo di tipo eccitatorio, il contrario una ampullifuga. Sappiamo dalla seconda legge di Ewald che uno stimolo eccitatorio evoca una risposta più intensa nel canale laterale rispetto a un inibitorio. Per cui da questo capiamo che nelle forme geotrope il lato affetto è il lato in cui si genera un nistagmo più intenso. Nelle forme apogeotrope il lato affetto è il contrario, è quello in cui il nistagmo è meno intenso. Una regola più generale per poter definire tutto questo è che il nistagmo di maggiore intensità è quello che batte verso l'orecchio affetto, perché appunto è generato da uno stimolo eccitatorio. E quindi nelle forme geotrope è un nistagmo evocato ruotando il capo del paziente verso l'orecchio interessato, in questo caso una forma destra ruotando appunto la testa verso destra. Nelle forme apogeotrope è il nistagmo evocato girando il capo verso l'orecchio sano, sempre orecchio destro interessato, il nistagmo più intenso lo si genera, lo si evoca girando il capo verso il lato sinistro, però è un nistagmo la cui direzione indica sempre l'orecchio interessato, un nistagmo che batte verso destra essendo un nistagmo eccitatorio. Nella diagnosi del lato affetto, negli ultimi anni ci sono venuti incontro dei nuovi segni clinici, quelli che io amo definire come i nistagmi non parossistici, nistagmi che si evocano, si leggono, senza dover eseguire particolari manovre, o perlomeno senza dover eseguire manovre di particolare violenza. Ecco, un luogo comune da sfatare e che la diagnosi di vertigine parossistica posizionale benigna sia una diagnosi che conseguente a delle manovre particolarmente intense, particolarmente vivaci. Il paziente ancora oggi arriva nei nostri studi, nei nostri ambulatori con la convinzione o con l'aver sentito dire da chi le ha subite di dover essere sottoposti a manovre di particolare violenza, torsioni del collo e cose del genere. In realtà la diagnosi deve partire già nell'osservare il paziente, mettendoci in condizioni di poter osservare il nistagmo, quindi con un video nistagmoscopio o con un banale occhiale di Frenzel, già in posizione seduta. I due segni clinici più importanti che sono di recente stati descritti sono il nistagmo osservato nel passaggio da seduto a supino e il nistagmo pseudospontaneo. Il primo, descritto per la prima volta nei primi anni 90, credo, da Pagnini e Nuti, è un nistagmo che si evoca nel portare il paziente dalla posizione seduta in posizione distesa.
Questa diapositiva sintetizza un po' il meccanismo fisiopatologico. Se è presente un ammasso autolitico in uno dei canali semicircolari laterali, il passaggio dalla posizione seduta alla posizione supina determina un cambiamento dell'angolo di inclinazione del canale semicircolare laterale, che in posizione seduta è inclinato di 30 gradi rispetto all'orizzontale, passando in posizione supina a un'inclinazione di 90 gradi, ovviamente a patto di tenere il capo del paziente 30 gradi sollevato rispetto al piano del lettino. Allora, in questa posizione verticale, chiaramente la gravità ha una maggiore forza, una maggiore incidenza nel muovere gli otoliti presenti eventualmente in uno dei due bracci del canale laterale interessato. Ovviamente parliamo sempre di componenti vettoriali. Abbiamo quindi un modificarsi della componente vettoriale in valore assoluto che agisce sull'ammasso otolitico presente in uno dei due bracci del canale laterale. Cosa può succedere? Nella forma apogeotropa gli otoliti sono in prossimità della cupola ampollare e defluiscono quindi in direzione utriculipeta, deflettendo la cupola verso l'utricolo, componente quindi eccitatoria, un istagono che batterà verso l'orecchio affetto. Il contrario avviene nella forma geotropa, gli otoliti sono distanti dalla cupola ampollare, sono nel braccio posteriore del canale semicircolare laterale interessato. Passando dalla posizione retta alla posizione supina, gli otoliti defluiscono in senso ampullifugo, determinando quindi una corrente inibitoria e un istagono che batte verso l'orecchio sano. Qui ancora sono schematizzati questi concetti, vedete la differenza tra la condizione di una forma apogeotropa rispetto a una forma geotropa. Nel passaggio seduto supino, se ipotizziamo che sia interessato il canale semicircolare laterale di destra, avremo un istagono che batte verso destra nella forma apogeotropa, un istagono che batte verso sinistra nella forma geotropa. Per cui l'istagono evocato con la manovra nel passaggio seduto supino batte verso l'orecchio affetto nelle forme apogeotrope, verso l'orecchio sano nelle forme geotrope. Ma un concetto più generalizzato di questa sensibilità del canale semicircolare laterale alla gravità nella canalolitiasi, appunto, della VPPB del canale laterale, è quello introdotto con la definizione di nistagmo pseudospontaneo. È un nistagmo di cui ho iniziato a parlare da diversi anni e che deve essere inteso come l'espressione sempre della sensibilità del canale laterale per la presenza degli otoliti alla gravità. Il canale laterale, che dovremmo chiamare così piuttosto che orizzontale, ricordo che è inclinato in posizione retta di 30 gradi rispetto alla orizzontale effettiva, per cui già in questa posizione è sensibile, funziona come un piano inclinato sul quale gli otoliti, a causa della gravità, possono scivolare verso il basso, a causa appunto della componente vettoriale che insiste nel punto del canale in cui gli otoliti sono presenti. Per cui ancora una volta avremo nelle forme apogeotrope un nistagmo che batte verso il lato affetto, perché è un nistagmo eccitatorio innescato da una deflessione utriculipeta, quindi degli otoliti presenti in prossimità della cupola ampollare. Il nistagmo batterà invece verso l'orecchio sano nelle forme geotrope. In sostanza non esiste differenza tra il nistagmo pseudospontaneo e il nistagmo evocato nel passaggio da seduto supino. Quello che cambia è il grado di inclinazione del canale semicircolare laterale rispetto all'asse gravitazionale, in cui vediamo che nel canale, nella posizione retta, questo grado angolo di inclinazione di 30 gradi varia fino ad arrivare a 90 gradi nella posizione supina. Quindi il concetto è quello del canale laterale che funziona come un piano inclinato. Questa teoria del piano inclinato è validata dall'esecuzione del head pitch test in posizione seduta. In un paziente affetto da canalolitiasi del canale laterale, per poter fare diagnosi differenziale
tra un nistagmo spontaneo indotto da altre patologie, per esempio da una neurite vestibolare o un attacco di Meniere, e il nistagmo ingenerato invece dalla presenza di otoliti nel canale laterale, quindi da una VPPB del canale laterale, basta eseguire questo semplice test: variare il grado di inclinazione della testa del paziente, inclinare il capo in avanti. Dopo un periodo di latenza, il nistagmo cambia direzione. Estendendo il capo, il nistagmo riprende la direzione iniziale, intensificando l'intensità, ovviamente, perché l'inclinazione del canale laterale sarà variata dai 30 gradi della posizione in asse del capo ai 60 gradi all'incirca del capo iperesteso. Ecco quindi che lo pseudospontaneo e il nistagmo osservato nel passaggio da seduto a supino sono espressione di un stesso meccanismo fisiopatologico, il fatto cioè che il canale semicircolare laterale con all'interno un ammasso otolitico funzioni da piano inclinato, sul quale la componente vettoriale della gravità, del vettore gravitazionale, viene variata in valore assoluto dal grado di inclinazione appunto del canale laterale rispetto all'asse gravitazionale, che è dato appunto dalla posizione in cui noi poniamo il capo del paziente. Forse tutto questo può essere un po' ostico da capire con dei disegni statici. La nostra animazione 3D può essere utile per rendere il concetto un po' più dinamico e comprensibile. Ecco, vedete, in posizione eretta, in una forma appoggiotropa del canale destro, gli otoliti in prossimità della cupola, quindi perché siamo in una forma appoggiotropa, tendono a scivolare per gravità verso la cupola, determinando quindi un nistagmo eccitatorio che batte verso l'orecchio affetto. Se invece ci trovassimo in una forma geotropa, gli otoliti distanti dalla cupola, quindi nel braccio posteriore, scivolano per gravità in direzione opposta, quindi in direzione ampullifuga, generando un nistagmo questa volta inibitorio, che batte verso il lato opposto, verso l'orecchio sano, verso l'orecchio sinistro. Cosa accade se incliniamo il capo del paziente? Esiste una zona neutrale, un neutral point, in cui qualsiasi nistagmo si annulla, perché le componenti vettoriali si annullano, diventano uguali a zero quando il piano del canale semicircolare laterale è perfettamente complanare all'orizzontale. Quindi nessuna componente vettoriale insiste più sull'ammasso otolitico nel determinarne alcuno scivolamento all'interno del canale. Ma se aumentiamo ancora l'angolo di inclinazione del capo del paziente, gli otoliti invertono direzione, quindi nelle forme appoggiotrope in cui inizialmente defluivano in senso ampullipeto, abbiamo un'inversione del deflusso degli otoliti in senso ampullifugo e il nistagmo, che inizialmente era destro, ora è sinistro. Il contrario ovviamente nelle forme geotrope: il nistagmo inizialmente inibitorio dato da componente ampullifuga diventa eccitatorio perché gli otoliti prendono a defluire in senso opposto, cioè adesso verso la cupola ampollare. Completando l'head pitch test, cioè riportando il capo del paziente in posizione eretta e poi iperestesa, si ritorna nella condizione iniziale, variando che cosa? Soltanto l'angolo di inclinazione del canale rispetto all'asse di gravità o all'orizzontale. Il canale, vedete, ora è inclinato circa 60 gradi rispetto all'orizzontale. Quello che cambia è soltanto l'intensità del nistagmo evocato. Sostanzialmente, quindi, il canale semicircolare laterale funziona come un piano inclinato sul quale possiamo giocare facendo variare la direzione e la velocità di deflusso degli otoliti. Le manovre terapeutiche per il canale laterale proposte negli ultimi 15 anni all'incirca sono tante. I primi tentativi terapeutici sono stati proposti da noi italiani, in particolare dall'amico Paolo Vannucchi, quando provò a suggerire di fare un head shaking a paziente supino nel tentativo di disperdere o far uscire gli otoliti.
In realtà bisogna dire che le prime proposte validate poi successivamente da eccellenti lavori scientifici sono quelle di John Epley con la sua Candidate Repositioning Procedure già dai primi anni 90. Le manovre di barbecue poi furono proposte, conoscerete sicuramente la diatriba tra Robert Balo e Thomas Lempert sulla necessità di effettuare delle rotazioni del paziente verso il lato sano a step di 90 gradi. Ci sono stati vari tentativi di standardizzare, di capire quale fosse effettivamente il numero di step da effettuare. Ecco, anche queste sono secondo me delle diatribe ormai vecchie, delle polemiche al di fuori di una moderna concezione della vertigine parossistica, che deve essere basata anche nella fase terapeutica su una valutazione semeiologica dei nistagmi evocati, cioè il nistagmo che ci deve dire quanto e per quanto tempo sia necessario ruotare il paziente, soprattutto ci deve dare un ritorno sull'efficacia in tempo reale delle manovre effettuate. Per poter comprendere come fare a interpretare questi nistagmi in tempo reale, dobbiamo capire come agiscono le manovre. In effetti le manovre si avvalgono di accelerazioni che noi imprimiamo all'ammasso otolitico, che possono essere accelerazioni angolari nelle manovre di barbecue, accelerazioni lineari come nella manovra di Gufoni, che ora vedremo, oppure semplicemente utilizzare un'accelerazione lineare, che è la gravità, per sedimentazione come nella tecnica di Vannucchi nella posizione coatta. Ecco, questa è la manovra, è la posizione coatta prolungata di Vannucchi, che suggerisce di far riposare il paziente sul lato sano nelle forme geotrope per almeno 12 ore, cioè per tutta una notte o per più notti di seguito, con l'intento irrazionale di far sedimentare per gravità gli otoliti in senso utriculifugo e farli quindi avvicinare all'orifizio non ampollare del canale laterale e quindi uscire nell'utricolo. Nelle forme apogeotrope ovviamente la trasformazione da apogeotropa in geotropa è ottenuta suggerendo al paziente di sostare per una notte sul lato affetto, in modo da far defluire gli otoliti in senso ampullifugo e allontanandoli quindi dalla cupola ampollare e portandoli nel braccio posteriore. E questo è mostrato in questa diapositiva. Vedete che se il paziente giace sul lato affetto, questo determinerà un migrare lento degli otoliti in direzione quindi ampullifuga e riportandoli nel braccio posteriore. Ovviamente una volta verificata l'avvenuta trasformazione si potrà, se si vuol continuare con questa tecnica, suggerire al paziente di sostare ora sul lato sano per poter completare l'efficacia della manovra. La manovra di Gufoni invece è una manovra che è basata su un rapido step di posizionamento del paziente nella forma geotropa sul lato sano, partendo dalla posizione seduta. Il paziente quindi viene rapidamente coricato dalla posizione seduta sul lato sano e poi il capo viene ruotato di 45 gradi verso il basso in modo da porre braccio non ampollare, l'estremità del braccio non ampollare in posizione verticale e favorire il finale deflusso degli otoliti nell'utricolo. Nelle forme apogeotrope Gufoni propone il contrario, cioè di fare un primo step sul lato affetto in modo da favorire il distacco degli otoliti dalla cupola, il loro allontanamento dalla cupola e il loro passaggio nel braccio posteriore. In effetti lui dice che alcune volte, inspiegabilmente, eseguendo una sola volta la manovra sul lato affetto, la vertigine si risolva,
è un po' difficile capire effettivamente il perché gli otoliti possano percorrere il resto del canale soltanto, cioè anche il braccio posteriore, soltanto eseguendo una sola manovra sul lato affetto, ma in effetti a volte non sempre tutto si spiega in maniera razionale. Il problema che dobbiamo porci, secondo me, nel trattare le canalitiesi, soprattutto del canale laterale, è quello dello spiegarci le recidive a breve distanza di tempo. Le recidive a brevissima distanza di tempo, anche non brevissima, in realtà potrebbero essere delle non conseguite guarigioni. Cioè gli otoliti potremmo averli solo dispersi e potrebbero essersi create delle condizioni di non aggregazione degli otoliti per un certo lasso di tempo, conservati ancora nel canale, che poi possono in qualche maniera ripresentarsi in forma di ammasso, cioè in condizioni fisiche efficaci per stimolare nuovamente un nistagmo posizionale. Ecco, qui è schematizzata la manovra di Vannucchia Sprele, una manovra che con Paolo abbiamo ideato, non ricordo più quanto, parecchi anni fa, e che è basata sul razionale delle manovre di barbecue. Le manovre di barbecue in generale hanno il razionale di sfruttare delle forze di inerzia negative, cioè il ritardo inerziale dell'ammasso otolitico rispetto al suo contenitore quando imprimiamo delle brusche rotazioni a paziente supino del capo verso il lato non affetto. Gli otoliti hanno un ritardo, cioè a ogni step di rotazione rimangono un pochino indietro rispetto al canale, e per cui guadagniamo a ogni step di rotazione, che in genere è di 90 gradi, un piccolo tratto nel percorso del canale, avvicinandoli sempre di più all'orifizio utricolare del canale e quindi spostandoli nella direzione favorevole alla loro fuoriuscita dal canale laterale. E questo è il razionale delle manovre di barbecue, quindi la manovra di Belo, la manovra di Lempert. La differenza essenziale di queste manovre è del numero di step che ogni autore raccomanda. Thomas Lempert dice di fare 3 step di 90 gradi, quindi 270 gradi, Robert Belo dice di fare 360 gradi. La manovra di Vannucchia Sprele, ecco qui sono indicate le differenze, vedete, delle due suggerite dai due autori. Terry Fife e Timothy Hain fanno il log roll, cioè distendono, loro hanno case molto ampie, suggeriscono al paziente di distendersi sul tappeto e rotolarsi all'infinito verso il lato che loro suggeriscono, cioè verso il lato sano. In realtà capite bene che sono delle modalità molto empiriche di eseguire le terapie, senza avere un controllo in tempo reale di quello che accade degli otoliti. Per cui il razionale in realtà è basato su un principio giusto, cioè quello di sfruttare queste forze di inerzia negative, però non abbiamo un controllo diretto della terapia, che in medicina è sempre qualcosa di poco affidabile. La manovra ideata da me e Paolo, è indicata appunto come manovra di Vannucchia Sprele, è una manovra basata sempre sul razionale delle manovre di barbecue. Quindi lo step di rotazione del capo verso il lato sano viene eseguito al paziente supino e il paziente poi viene riportato in posizione seduta, mantenendo il capo ruotato verso il lato sano, e solo in posizione seduta il capo viene lentamente raddrizzato, per poi ripetere questa manovra più volte. Allora, in questo caso credo che, ecco, questi sono gli step della manovra. Paziente supino, ipotizzato qui una forma dell'orecchio destro, viene ruotato rapidamente verso sinistra il capo del paziente, riportato seduto col capo ruotato sempre verso sinistra, lentamente raddrizzato il capo. L'animazione 3D dovrebbe contenere, ecco. Allora, qui è ipotizzata una forma del canale destro, ovviamente è una forma geotropa, viene ipotizzata, perché abbiamo un nistagmo che batte verso sinistra. Ipotizziamo, fatta la manovra seduto supino, abbiamo il nistagmo appunto evocato dalla manovra diagnostica che abbiamo visto prima, che batte verso l'orecchio sano.
viene ruotato il capo verso il lato sano, quindi il lato sinistro, il paziente viene riportato seduto, si raddrizza lentamente il capo e poi il paziente ritorna disteso. Questo ciclo viene eseguito un minimo di 5 volte, ma il razionale è quello di seguire il nistagmo evocato. Un nistagmo che batta verso l'orecchio sano, quindi un nistagmo inibitorio, indice di un deflusso ampullifugo degli otoliti. Il diminuire in maniera consistente o la scomparsa di questo nistagmo osservato in tempo reale e quindi eseguendo la manovra con il videooculoscopio, in videooculoscopia e quindi il monitoraggio real time del nistagmo, ci può indicare quando sia sufficiente sospendere gli step della manovra e quindi questo ci dà un indice dell'efficacia terapeutica della manovra eseguita. Allora, questo è un po' un sunto in questo video di quello detto finora. Posizione eretta, nistagmo pseudospontaneo, un nistagmo orizzontale che batte verso destra. Flettendo il capo del paziente, quello che abbiamo visto prima nelle immagini, nei disegni, il nistagmo inverte direzione. Quindi si tratta di un nistagmo in realtà pseudospontaneo. Abbiamo già fatto diagnosi differenziale. Se noi osserviamo un paziente affetto da canaloritiasi del canale laterale in fase molto precoce, il corredo neurovegetativo, l'intensità dei sintomi può essere tale a fronte di un nistagmo pseudospontaneo anche da ingenerare una falsa diagnosi a volte di neuronite vestibolare, arrivano con queste diagnosi. Ecco, vedete come ricompare iperestendendo il capo il nistagmo che inizialmente è in posizione retta con la testa in asse era diretto verso destra. Stiamo semplicemente giocando nel variare il grado di inclinazione del canale laterale rispetto all'orizzontale, quindi la componente vettoriale della gravità che agisce sugli otoliti presenti in uno dei due canali semicircolari laterali. In realtà ci manca ancora qualcosa per capire quale dei due canali sia interessato e soprattutto non sappiamo se si tratti di una forma ageo o apogeotropa. Ecco qui, da seduto a supino vedete che la direzione del nistagmo è consensuale a quello osservato come nistagmo pseudospontaneo in posizione retta, cioè batte verso destra ma è un po' più intenso perché sicuramente qui il canale ha un'inclinazione maggiore rispetto all'orizzontale, cioè è verticale, quindi tutta la gravità agisce sul canale. La rotazione verso destra del capo, in genere preferisco ruotare il capo verso il lato in cui batte il nistagmo osservato nel passaggio da seduto supino, perché è maggiore la compliance del paziente, cioè stimoliamo, evochiamo un nistagmo, un corredo neurovegetativo meno intenso in questa maniera. Ecco, l'esecuzione della manovra di Pagnini-McClure ci dà altri due dati fondamentali. Siamo di fronte a una forma geotropa, il nistagmo batte verso il terreno sia verso destra che verso sinistra e abbiamo una chiara differenza di intensità dei due nistagmi osservati, cioè il nistagmo è molto più intenso col capo ruotato verso sinistra, quindi tutti i segni clinici sono consensuali nel dirci che si tratta di una forma geotropa del lato sinistro, perché lo pseudospontaneo e il nistagmo osservato nel passaggio seduto supino battevano verso destra e abbiamo visto prima e ripetuto che entrambi questi segni clinici, questi nistagmi, battono verso il lato non affetto nelle forme geotrope. E arriviamo ora a come poter rivedere il nostro approccio alla VPPB. Se l'approccio ortodosso, cioè quello classico al quale siamo stati abituati, è quello di fare l'anamnesi, chiedere al paziente se ci siano dei segni anamnestici suggestivi per una vertigine parossistica posizionale benigna, cioè una vertigine
posizionale, cioè scatenata dai cambiamenti di posizione, tipicamente al risveglio al mattino, ruotando il capo nel letto, abbassando, alzando il capo, eccetera. Una volta convinti che si tratti di una vertigine parossistica posizionale benigna, si sottopone il paziente alla tortura di fare le manovre per ciascun canale, per ciascun lato, ripetendole, osservando l'inversione spontanea del nistagmo, osservando l'inversione nel passaggio seduto. In realtà tutto questo, nell'esperienza di chi ha osservato molti pazienti, porta a dover sospendere molto spesso sia la fase diagnostica, ma sicuramente a dover dissociare la fase diagnostica da quella terapeutica. Perché il corredo neurovegetativo e soprattutto l'atteggiamento di difesa del paziente stimolato in questa maniera sicuramente poco gradevole ci porterà a dover in qualche maniera riverificare il paziente per una terapia in una seconda seduta. Le variazioni che possiamo effettuare sul nistagmo osservato in maniera da poter adattare il nostro atteggiamento diagnostico-terapeutico in base all'interpretazione dei nistagmi osservati. In realtà questa è la proposta più interessante, secondo me il motivo per cui John Epley deve essere maggiormente stimato e tenuto in considerazione come uno dei padri della vestibologia mondiale. È più conosciuto per la sua manovra. La diatriba tra quale sia più efficace, la manovra di Epley o di Semon, è sempre viva, è sempre presente nei nostri congressi, ma in realtà il merito di John Epley maggiore è quello di aver sviluppato questa teoria della nystagmus-based strategy, cioè teoria della canalolitiasi, aver intuito che gli otoliti sono dei corpi mobili all'interno dei canali semicircolari e che l'interpretazione in tempo reale dei nistagmi ci fa capire effettivamente come noi riusciamo a muovere, in che direzione, in quale canale gli otoliti. E questo è il motivo per cui è nata la collaborazione tra di noi e lui ha molto apprezzato quello che gli ho portato sulla canalolitiasi del canale laterale, perché secondo me lui aveva capito già tutto quello che c'era da dire sulla quella del canale posteriore. Questa è una frase presa da uno dei suoi articoli, un articolo che data ormai da tantissimi anni, in cui si dice esattamente quello che dicevamo prima, che il nistagmo evocato riflette appunto la migrazione degli otoliti, delle particelle, dei canaliti, come lui li chiama, e ci permette di determinarne la loro precisa localizzazione all'interno dei canali. Questo mi ha portato a sviluppare una strategia di approccio che ha un razionale nella lettura del nistagmo e ha una finalità nello stimolare al minimo il corredo neurovegetativo nel paziente. La finalità ultima è quella di sintetizzare in un'unica seduta. Si è stancato. Cercare di avere in un'unica seduta la possibilità di effettuare sia la fase diagnostica che quella terapeutica. E allora il paziente, come vi dicevo inizialmente, va osservato già nella posizione seduta. In posizione seduta il lead pitch test, cioè variare l'inclinazione del capo del paziente, osservare con attenzione i nistagmi evocati già con questo tipo di manovra, è importante per acquisire dei dati semeiologici che possono essere fondamentali per costruire poi una diagnosi nel nostro percorso di osservazione del paziente. Lo stesso passaggio da seduto supino è una manovra che ci è stata insegnata e spiegata come manovra utile per la diagnosi della canalolitiasi laterale, ma vedremo che può essere utile per effettuare la diagnosi di entrambe le canalolitiasi, del canale laterale ma anche del posteriore, tanto che in alcuni lavori io l'ho presentata come manovra diagnostica unica. Vedremo che questo tipo di manovra ci permette in effetti di, se osserviamo i nistagmi in ogni condizione, non ci limitiamo a eseguire le manovre classiche, ci permette appunto questo tipo di passaggio dal seduto al supino di fare molte volte anche diagnosi di canalolitiasi del canale posteriore.
Allora, nella strategia del minimo stimolo, il primo passaggio è quello di osservare il paziente in posizione seduta a capo eretto e verificare poi la presenza di nistagmi nella flesso-estensione del capo, capo flesso e poi esteso. Il secondo passaggio è il passaggio da seduto a supino. Vi ricordo qui quali sono i sintomi, i segni clinici, per la diagnosi della canalolittiasi del canale laterale. Lo pseudo spontaneo, il seduto supino, che ci permettono di diagnosticare il lato affetto. L'head yaw test, cioè la lateral rotazione del capo di 180 gradi, cioè la manovra di Pagnini-McClure a paziente supino, ci permette di fare diagnosi differenziale tra apogiotropo e geotropo. E qui questa diapositiva riassume la direzione dei nistagmi. Sappiamo che i primi due, lo pseudo spontaneo e il seduto supino, battono verso il lato sano nelle forme geotrope e verso il lato affetto nelle forme apogeotrope, mentre l'intensità del nistagmo il nistagmo di maggiore intensità nell'head yaw test, nella manovra di Pagnini-McClure, batte sempre verso l'orecchio affetto. Seguendo questi principi vediamo cosa si può arguire dall'esame clinico di un paziente. Apparentemente sembra un nistagmo dissociato, in realtà dovete fare attenzione, questa è una protesi, un occhio di vetro. Potremmo imbatterci anche in queste difficoltà. Il nistagmo pseudospontaneo batte verso destra. In realtà ci accorgiamo, facciamo diagnosi che si tratti di uno pseudospontaneo perché inclinando il capo del paziente in avanti il nistagmo si arresta e inverte direzione. Quindi siamo già certi che non si tratta di una patologia centrale, non si tratta di una patologia del nervo, si tratta di un problema periferico da canalolittiasi di uno dei canali laterali. Col capo in asse, il nistagmo che aveva invertito direzione batteva verso sinistra, lentamente si arresta, ovviamente si deve arrestare la corsa degli otoliti che abbiamo mosso all'interno del canale laterale e pian piano vedrete riprenderà a battere verso destra, perché adesso il canale laterale è inclinato di 30 gradi rispetto all'orizzontale. Eccolo qui. Una leggera rotazione, laterorotazione del capo a paziente seduto può a volte essere utile nell'avviare o nell'amplificare il nistagmo pseudospontaneo, perché questa lieve rotazione può servire nell'avviare il processo di scivolamento degli otoliti sul piano inclinato del canale semicircolare laterale. Una volta convinti che il nistagmo osservato in posizione seduta è un nistagmo pseudospontaneo, si esegue il test successivo che è il passaggio da seduto a supino. Notate come la lunga durata dello pseudospontaneo, un nistagmo apparentemente non esauribile, quindi ecco perché si chiama pseudospontaneo, perché lo possiamo osservare per parecchi minuti. Ancora una volta si testa l'inversione, acceleriamo un po' i tempi. Ecco, nel passaggio seduto supino, subito dopo il passaggio seduto supino, si testa qual è la direzione del nistagmo evocato con la manovra di Pagnini-McClure, detta anche head yaw test. In questo caso, vedete, abbiamo un nistagmo apogeotropo. Capo ruotato a destra, il nistagmo batte a sinistra.
Per cui in questo momento noi saremmo in grado già di fare la diagnosi di lato e di canale, perché il nistagmo pseudospontaneo e il nistagmo seduto supino battevano a destra, per cui se siamo di fronte a una forma apoggiotropa sappiamo già che l'orecchio affetto è l'orecchio destro. E questo è il motivo per cui effettuo questa rapidissima laterorotazione verso sinistra, che ha lo scopo di tentare, già avendo fatto diagnosi di canale di lato, la geotropizzazione, cioè il passaggio degli otoliti dal braccio anteriore al braccio posteriore. Apparentemente questo potrebbe essere accaduto, ma il fatto che il nistagmo inverta anche qui, cioè siamo sul lato sinistro e un nistagmo destro, vuol dire che l'efficacia di questa manovra nel tentare di geotropizzare una forma apoggiotropa destra non è stata raggiunta. Per cui normalmente noi procediamo con l'eseguire o una manovra di barbecue o, preferibilmente quando le condizioni del paziente ce lo consentano, la vannucchia sprella. In questo caso si effettua una manovra di barbecue, vedete, secondo l'Empert, cioè 270 gradi verso sinistra. Il filmato è stato tagliato e montato per ridurre un po' i tempi e vedete che sorpresa, tornati in posizione retta, lo pseudospontaneo adesso batte verso sinistra. Questo ci fa arguire e dedurre che la geotropizzazione probabilmente è stata conseguita, ma non la completa risoluzione della canaloretiasi, che inizialmente, vi ricordo, era una forma apogeotropa destra. Adesso probabilmente siamo di fronte a una forma sempre destra ma geotropa, infatti lo pseudospontaneo batte a sinistra. Ovviamente vi ricordo che, avendo un paziente monocolo, tutta la nostra semeiotica otoneurologica si deve basare sull'esame di un occhio solo. Quest'occhio non ci aiuta. Allora, vediamo cosa accade nel prosieguo. Seduto supino, il nistagmo continua a battere a sinistra. Ruotato il capo del paziente a sinistra, continuiamo ad avere un nistagmo geotropo. Che cosa ci potremmo immaginare ruotando a destra? Di evocare un nistagmo di straordinaria intensità, ancora una volta geotropo. In effetti è un nistagmo geotropo. La cui intensità sicuramente si sarebbe manifestata prolungando l'osservazione, il filmato è stato abbreviato, quindi ci indica che abbiamo ottenuto la geotropizzazione, una seconda manovra secondo l'Empert di barbecue verso il lato sano ci porta alla scomparsa dello pseudospontaneo e quindi alla risoluzione definitiva con due manovre di Lempert di questa forma inizialmente apogeotropa destra. Normalmente utilizzo come manovra di primo utilizzo la manovra di vannucchia sprella. La manovra di vannucchia sprella ha un grosso vantaggio: può essere utilizzata indifferentemente per le forme apogeotrope e per le forme geotrope, produce un corredo neurovegetativo molto contenuto, sfruttando quella semeiotica diagnostica che abbiamo visto nelle diapositive e nei filmati precedenti, cioè utilizzando la possibilità di arrivare a una diagnosi molto precoce del lato affetto con i segni clinici dello pseudospontaneo e del nistagmo del seduto supino, ci consente di proseguire in un unico iter diagnostico-terapeutico verso la risoluzione di entrambe le forme, apoggiotrope e geotrope, semplicemente
prolungando il numero di step che noi eseguiamo nel fare la manovra di Vannucchia-Sprella. Il limite è rappresentato dalle condizioni fisiche del paziente. Pazienti obesi, poco mobilizzabili, sicuramente sono più difficili, ci danno maggiori difficoltà nell'eseguire con scioltezza questo tipo di manovra, soprattutto se non abbiamo un valido aiuto nell'eseguirla. Ma lo stesso avviene nelle manovre di barbecue. Sicuramente forse sistemi motorizzati come quelli che studia Giampiero ci potrebbero essere d'aiuto in futuro. Perché fare il controllo, il monitoraggio video oculoscopico durante le manovre? Perché questo ci consente effettivamente di monitorare la migrazione effettiva degli otoliti in senso ampullifugo. Un nistagmo orizzontale che batta verso l'orecchio sano, come vi ho detto prima, è il segno che gli otoliti sono ancora all'interno del canale e che stanno migrando in senso ampullifugo, perché quello è un nistagmo inibitorio che quindi indica che la direzione degli otoliti risucchia in senso ampullifugo la cupola ampollare del canale, e quindi vuol dire che il percorso degli otoliti è nella direzione giusta, la manovra continua ad essere efficace. Quando questo nistagmo scompare, allora vuol dire che gli otoliti sono usciti dal canale e abbiamo liberato il paziente. Ecco, questo è un altro esempio di paziente arrivato dal nostro pronto soccorso con diagnosi di neuronite vestibolare, perché aveva un corredo neurovegetativo intenso, vertigine acuta insorta durante la notte, nistagmo spontaneo rilevato già in pronto soccorso. Il nistagmo, il passaggio da seduto supino, vedete, intensifica il nistagmo pseudospontaneo. Non abbiamo effettuato l'head pitch test, ma insomma il l'head yaw test, cioè la rotazione a paziente supino del capo da un lato e dall'altro, ci consente di vedere che il nistagmo inizialmente destro si trasforma, vedete, in un nistagmo apogeotropo. E quindi questo ci fa già intuire che si tratta, in effetti, si può trattare di una forma di canalolitiasi del canale laterale. Anche qui abbiamo tutti gli elementi sufficienti a capire il lato, il canale e il braccio del canale. Cioè possiamo capire che si tratti di una forma apogeotropa destra, perché il nistagmo pseudospontaneo e seduto supino battevano verso destra. Girato il capo verso destra, abbiamo un nistagmo che batte verso sinistra, parossistico, e quindi il secondo passaggio che normalmente io effettuo, ora mi trovo sicuramente sul lato affetto in una forma appoggiotropa destra, è quello, dopo aver verificato la mobilità della colonna cervicale, la tensione dei muscoli del collo del paziente, averlo istruito sul mantenere rilassata le sue strutture muscolari, e è quello di tentare di geotropizzare direttamente, come? Con una rapida rotazione di 180 gradi verso il lato sano. L'osservazione del nistagmo evocato ci può suggerire l'efficacia o meno di questa manovra nel tentare di spostare gli otoliti dal braccio anteriore al braccio posteriore. Siamo sul lato sinistro e osserviamo alcune scosse di nistagmo sinistro ancora. Quindi non abbiamo un nistagmo apogeotropo ancora da questo lato. Potremmo essere riusciti nella geotropizzazione della forma inizialmente apogeotropa. E in effetti persiste un nistagmo sinistro, vedete. Ruotato il capo a destra, dopo un po' di latenza, vediamo che effettivamente la manovra è stata efficace nel raggiungere la geotropizzazione, cioè gli otoliti sono stati spostati dal braccio anteriore, quindi da una zona in prossimità della cupola ampollare, nel braccio posteriore. Però diciamo che ancora non c'è un'evidenza clinica sufficiente a convincerci, per cui ruoto lentamente il capo verso sinistra, ma
Da questa parte vediamo un nistagmo decisamente geotropo che ci conforta nell'idea di aver geotropizzato la forma inizialmente apogeotropa. Ecco, vedete cosa succede ora. Ruotato il capo del paziente ancora una volta sul lato destro, dopo un attimo di indecisione, di latenza, parte un potentissimo nistagmo destro, geotropo, che ci conferma con il terzo elemento diagnostico che sul lato affetto, cioè quello che il nistagmo di maggiore intensità batte verso l'orecchio affetto, che siamo di fronte a una forma adesso geotropa del lato destro. E tutti gli elementi semeiologici sono concordi nel farci fare diagnosi di lato, di canale e anche del braccio interessato. Per cui il prosieguo ora della terapia è quella di tentare di completare, come abbiamo fatto nel paziente precedente, la risoluzione della forma adesso geotropa. E questa viene ottenuta con la manovra di Vannucchia-Sprella. Ecco, qui potete vedere un'esecuzione reale su un paziente della manovra di Vannucchia-Sprella. Il movimento, vedete, non è mai brusco, deve essere abbastanza dolce e continuo. È più utile mettersi sul fianco, di fianco al paziente, afferrando con entrambe le mani il capo, questa mia posizione per tentare di fare un filmato più didattico. Il monitoraggio in tempo reale del nistagmo è utile a vedere l'effettivo deflusso utriculifugo degli otoliti. Notate che nei passaggi, quando mi fermo per osservare il nistagmo, è un nistagmo che batte sempre verso sinistra. Quando questo nistagmo che batte verso sinistra, quindi verso l'orecchio sano, si arresta o si diminuisce notevolmente di intensità, questo è indice della possibile efficacia della manovra, cioè della possibile fuoriuscita degli otoliti dal canale semicircolare laterale interessato. Subito dopo l'esecuzione della manovra, in genere 30 minuti, viene eseguito nuovamente il test diagnostico, che ci dà prova della avvenuta risoluzione di una forma del canale laterale che non infrequentemente porta a dei ricoveri impropri, come neuroniti vestibolari. Le forme del canale laterale che arrivino poco tempo dopo l'insorgenza dei sintomi, molte volte da noi accade, ma è esperienza comune di altri centri, che vengano avviate con diagnosi di possibile neuronite vestibolare. Vedete come la manovra adesso sia negativa. Possibile neuronite vestibolare, ma eseguire questi semplici test diagnostici, eseguire una procedura di terapeutica basata sull'interpretazione del nistagmo in tempo reale, consente in una seduta di circa 8 minuti, vedete qui, di mandare il paziente a casa libero da ogni sintomo. Ritornando al head pitch test in posizione seduta, vedete cosa può accadere a volte, perché è fondamentale osservare il paziente già da questa posizione e non perdere nessun passaggio del monitoraggio video-oculoscopico. Iperestendendo il capo può succedere di innescare un nistagmo rotatorio, verticale, upbeating. Siamo di fronte a una canalitiasi del posteriore, è un nistagmo antiorario, sappiamo già che si tratta di un posteriore destro. Abbiamo evitato tanti passaggi al paziente e soprattutto abbiamo evitato di scatenare corredo neurovegetativo. Un altro test che si può utilizzare quando non si è efficace l'head pitch test è questo, passaggio rapido da seduto a supino. Anche questo molte volte è sufficiente per innescare un nistagmo
tipico per canale di tiesi del canale posteriore. Basta ruotare il capo e avere un lettino dove si possa iperestendere solo la testiera per avere il paziente adesso in Dixon Pike. Il nistagmo si incrementa di intensità, abbiamo la certezza di un nistagmo tipico per canale di tiesi del posteriore, proseguiamo con la manovra di Epley, o meglio con la sua CRP. Il monitoraggio in tempo reale ci consente di vedere che è un nistagmo ancora con la stessa morfologia e caratteristiche di quello diagnostico e prova dell'effettivo deflusso in senso ampullifugo degli otoliti e quindi dell'efficacia della manovra, il cui ultimo step, sapete, è quello di ruotare il capo del paziente 45 gradi col viso in basso, che guardi il pavimento. Si invita il paziente a porsi sul lato non affetto e il capo viene ruotato, vedete, di 45 gradi in basso. In quest'ultima fase il monitoraggio è ancora importante. Normalmente il paziente chiude gli occhi, ma ci sono altri filmati dove si vede meglio, c'è un nistagmo downbeating. Eccolo qui, si vede. Un nistagmo verticale che è indice di passaggio degli otoliti nella cruz comune, quindi è indice di risoluzione, di efficacia della manovra ed è un nistagmo che io amo definire come nistagmo liberatorio della manovra di Epley. Altro esempio, head pitch test in posizione seduta. Non abbiamo nistagmi orizzontali in questa paziente. Flettendo il capo abbiamo un piccolo nistagmo downbeating che insieme all'anamnesi ci fa già subodorare che ci possa essere qualcosa nel sistema dei canali verticali. Col capo di sera esteso abbiamo già fatto diagnosi di VPPB del canale posteriore destro. In questo caso preferiamo passare direttamente in Dixon Pike, lentamente per non stimolare il corredo neurovegetativo. Il nistagmo è tipico, abbiamo evitato tanti passaggi inutili e siamo pronti per proseguire con la fase terapeutica, nella quale, ripeto, continuiamo a monitorare il nistagmo passaggio per passaggio per essere certi, o perlomeno per essere confortati dalla semeiotica clinica, che la manovra sia effettivamente condotta correttamente. Vedete nella seconda posizione ancora un nistagmo antiorario upbeating che ci indica il deflusso ampullifugo degli otoliti. Nella fase finale si pone la paziente sul fianco non affetto, il viso viene ruotato verso il basso, 45 gradi in basso. E compare il nistagmo verticale downbeating liberatorio. Gli otoliti stanno defluendo nella cruz comune. A volte questo tipo di reperto semeiologico lo osserviamo invece nel passaggio, nel ritorno alla posizione seduta. Vedete che è ben evidente. Ecco perché il passaggio da seduto a supino è un momento imprescindibile dell'esame vestibolare bedside nel poter fare diagnosi di entrambe le canalolitiasi. A volte un nistagmo tipico per canalolitiasi del canale posteriore viene evocato con questa semplice manovra, per cui è veramente un peccato non perdere questi passaggi e non utilizzarli per poter fare delle diagnosi che ci permetterebbero di semplificare, abbreviare i tempi di diagnosi e cura del paziente affetto da vertigine parossistica. Il motivo per cui è importante non perdere questi tempi diagnostici è quello che abbiamo detto all'inizio della nostra chiacchierata odierna, cioè in effetti qualsiasi spostamento del paziente nei tre piani dello spazio può essere utile nello sfruttare le componenti vettoriali che insistono nel canale semicircolare interessato dalla canalolitiasi, che non possiamo conoscere a priori, ma che possiamo intuire quale sia quando
andiamo a interpretare nella maniera corretta, conoscendo la semeiotica nistagmica ingenerata appunto dalla presenza dei canaliti, in un percorso che ci permetta appunto di vedere, di seguire il nistagmo evocato in ciascuno step. Questo è quello che può succedere nel passaggio del seduto supino quando degli otoliti siano presenti nel canale semicircolare posteriore del lato destro. Vedete che c'è sempre una componente vettoriale della gravità, pur non eseguendo le manovre classiche di Dixall-Pike, che può essere sufficiente a muovere gli otoliti e a innescarci, avviare un nistagmo tipico che possa permetterci di fare diagnosi di canalolitiasi del canale posteriore di un lato. Ovviamente da questa posizione, ruotando il capo di 45 gradi verso il lato destro se abbiamo un nistagmo antiorario, verso il lato sinistro se ne abbiamo uno orario, e iperestendendo il capo del paziente, ci troviamo già nella posizione di Dixall-Pike, che è la posizione naturale favorevole per continuare con la manovra di Epley e quindi portare il paziente ormai guarito in posizione seduta. È quello che dimostra ancora una volta un filmato in cui un paziente portato in posizione supina ha un nistagmo questa volta orario, capo ruotato a sinistra, il nistagmo orario intensifica l'intensità, viene iperesteso il capo, il nistagmo ancora una volta incrementa e abbiamo diagnosi di vertigine parossistica posizionale benigna del canale semicircolare posteriore sinistro. Gli step successivi, sotto monitoraggio videooculoscopico, ecco, ci consentono, il capo è ruotato a destra, di controllare l'efficacia effettiva della manovra. Il nistagmo deve sempre indicare un deflusso ampullifugo, quindi deve essere ancora un nistagmo rotatorio orario, e nella fase terminale il nistagmo liberatorio, che è quello da un beating puro. Ecco, riguardo quest'ultimo, qui ci sono una serie di filmati, forse il tempo inizia ad essere ristretto, una serie di filmati in cui si dimostra ancora una volta questo tipo di modalità di diagnosi, semplicemente col passaggio seduto supino si ha un nistagmo chiaramente indicativo di una canalolitiasi del canale posteriore. E i passaggi sono sempre quelli, cioè si porta il paziente supino, si intuisce che effettivamente c'è qualcosa nel canale semicircolare posteriore, la componente rotatoria ci indica il lato, ecco qui, orario, quindi lato sinistro, il passaggio successivo, ruotare dal lato affetto, iperestendere il capo e continuare con la manovra di Epley. Sono tanti casi simili. Questa animazione suggerisce un'ipotesi su quello che è il nistagmo liberatorio nella manovra di Epley. Il nistagmo puro down beating che si osserva, qui è ipotizzata una forma del canale posteriore sinistro, nella posizione finale quando il paziente arriva col capo, col viso rivolto verso il basso. Gli otoliti si impegnano nella cruz comune e fuoriuscendo dal canale semicircolare posteriore potrebbero innescare un doppio flusso, cioè una stimolazione ampullifuga eccitatoria nel canale posteriore, ampullipeta inibitoria nel canale anteriore, in cui le componenti rotatorie si annullano e prevale una componente verticale che è proprio indice del passaggio degli otoliti nella cruz comune. E quindi questo spiega il motivo di un nistagmo verticale puro down beating, che è indice appunto della
efficacia e dell'avvenuto passaggio degli otoliti nell'utricolo della manovra di Epley. Un ultimo breve richiamo sulla canalolitiasi del canale anteriore. Manovre per la canalolitiasi del canale anteriore effettivamente non sono molte quelle proposte. In realtà l'unica codificata e pubblicata è questa proposta da Paolo Vannucchi, in cui in una forma del canale anteriore destro propone di fare una sorta di semon invertita. Il capo del paziente viene ruotato verso il lato affetto e viene portato prima sul lato affetto a fronte in giù, in basso, e poi bruscamente portato controlateralmente col capo leggermente iperesteso. Questo ha lo scopo, in maniera simile ma speculare, diciamo, alla manovra di Semon, di indurre prima un affossamento degli otoliti verso la cupola ampollare del canale semicircolare interessato e poi un loro deflusso in senso ampullifugo. E qui un ultimo filmato per una canalolitiasi dell'anteriore, in cui normalmente, e così è descritto la maggior parte degli autori, non abbiamo dei nistagmi di straordinaria intensità, per cui un reperto del genere effettivamente non è frequente trovarlo. Questa signora ha avuto una forma post-traumatica a seguito di un episodio sincopare vasovagale, ha avuto un trauma cranico e ha sviluppato una canalolitiasi tricanalare. Ha fatto prima un laterale, un posteriore e poi a uno dei successivi controlli in Dixol Pike destra, dopo una latenza piuttosto lunga e inusuale, vedete un nistagmo da un beating. Normalmente le componenti rotatorie nelle forme del canale laterale sono meno leggibili e meno utili per fare diagnosi di lato. In questo caso, normalmente le forme del canale laterale, almeno nella mia esperienza, sono molto rare, molto più rare di quanto non venga scritto in letteratura, e sono conseguenti a forme pluricanalari post-traumatiche. Quindi la certezza del lato ci viene data spesso dal coinvolgimento di più canali, dal fatto che ci sia una grossa dispersione otolitica. Siamo confortati molte volte proprio dal fatto di avere una patologia di lato. Proseguo del filmato, fa vedere come si effettua la manovra di Vannucchi. Insomma, la signora poi ha concluso felicemente anche lei il suo percorso diagnostico terapeutico. Il messaggio finale è quello quindi di osservare sempre tutti i nistagmi in qualsiasi posizione, partendo dalle posizioni meno canoniche. Non abbiate fretta di fare le manovre liberatorie, perché quelli sono soltanto il punto di arrivo. Osservare il paziente, ascoltarlo prima, osservare nella posizione seduta e nei piccoli movimenti che possiamo fare del capo del paziente, quindi già flettendolo, estendendolo e ragionando su quello che ci capita di vedere, ci può dare dei suggerimenti preziosi per avere degli elementi semeiologici utili a una diagnosi molto precoce che ci consenta di concludere poi il percorso terapeutico in un'unica seduta. Vi ringrazio e vi invito a Matera per un prossimo video. Grazie Giacinto, perché ci ha fatto, secondo me, la cosa più importante è questa, che siamo passati da una teoria, no da una teoria, da una pratica meccanicistica. Io lo vedo orizzontale, lo vedo rotatorio, gli faccio questa manovra, invece ha una teoria molto più, come dire, speculativa. Guardiamo il nistagmo, cerchiamo di capire perché c'è quel nistagmo e poi agiamo di conseguenza. Io aspetterei per le domande. Fuori c'è un coffee break per chi desidera rifocillarsi. Al termine ripartiremo con le domande al professor Asprella. E cominciamo un attimo
La prima cosa che voglio dirvi però è con noi qua c'è l'ingegner Petrelli dell'Euroclinic, che è stato, diciamo, così sensibile e gentile nei confronti del Cenacolo, che ha, come dire, voluto intanto venire con noi a seguire il professor Astrelli, ma poi ci ha fatto una, diciamo, un cadeau. Quando loro producono diverse attrezzature proprio per la vestibologia, io ne ho qualcuna, quindi posso garantire che sono molto buone, ci ha dato questa possibilità a tutti i membri del Cenacolo di poter acquistare con uno sconto particolare soltanto per questi seminari. Quindi chi volesse, come dire, perlomeno sapere di che cosa si tratta e accedere a queste condizioni, diciamo, particolari, poi ci sono i bigliettini da visita dell'Euroclinic, chi lo desidera può prendersi un bigliettino e poi contattare direttamente l'ingegner Petrelli. E questo, secondo me, per un gruppo di persone che si interessa da sempre di vestibologia, no? Mi sembra un fatto positivo per il nostro ambulatorio. Detto questo, parliamo. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda su quello che abbiamo sentito? Benissimo, Carapucci. Una strategia da seguire in caso di recidiva dello stesso canale o di una recidiva di un altro canale. Quindi una flowchart da seguire per una recidiva. Intanto anche non soltanto per la perdita della stessa cosa, di andare ultimamente avanti con altre indagini. Intanto però con un neurinoma, come si sospetta. Un pochino troppo carne al fuoco, però no, intanto forse sarebbe il caso di chiarire meglio qual è il criterio temporale tra una recidiva e una persistenza, giusto? Sì. Magari una percentuale delle esperienze e poi vedere come una flowchart sulla recidiva. Su questo abbiamo fatto un breve cenno durante la relazione, nel senso che una recidiva a breve scadenza deve far sospettare una mancata guarigione. Questo è soprattutto valido per il canale laterale. Una dispersione degli otoliti con la ripetizione della manovra può determinare un'apparente guarigione. Per cui il paziente che si ripresenti con la sintomatologia entro un arco temporale di pochi giorni, possiamo mettere un limite netto, è difficile da porre, ma in genere se la recidiva si ha entro 7-10 giorni, questa si può interpretare come una non avvenuta guarigione, a maggior ragione se si tratti dello stesso canale. Cioè, se io ho trattato un paziente per un canale posteriore destro e mi ritorna con un canale posteriore destro, entro 7-10 giorni posso presumere che la manovra sia stata inefficace. Possono esserci però delle condizioni che portano effettivamente a una reale recidiva in un arco temporale stretto, quando il paziente per esempio intraprenda delle attività fisiche che possano essere a rischio di rincanalare gli otoliti che non si siano ancora riassorbiti. Questo è il motivo per cui, contrariamente a quello che dicono molti nostri colleghi, io consiglio ai miei pazienti di osservare una prudenza almeno per i primi 3-4 giorni. Prudenza che significa nell'evitare quei movimenti a rischio di poter rincanalare gli otoliti, cioè di flesso estensione del capo e soprattutto il decubito notturno con un cuscino più alto e sul lato non affetto. Questo riduce i rischi di effettiva recidiva in tempi brevi, di recidiva reale. Sulla comparsa invece di forme controlaterali bisogna pensare a una mancata diagnosi, nel senso che a volte dei nistagmi, cioè delle forme che in genere sono dei nistagmi molto violenti e non vengano ben interpretati secondo le indicazioni semeiologiche che devono essere conosciute in maniera corretta, interpretate in maniera corretta, una forma per esempio di dei canali verticali, del canale posteriore di destra, può ingenerare ugualmente un nistagmo
eseguendo una manovra sul lato controlaterale. Allora bisogna capire, interpretare in maniera corretta le componenti sia torsionali che verticali per non incorrere in una cattiva diagnosi, in una non corretta diagnosi di lato. Anche quella può essere un'apparente recidiva, ma in realtà è stata un trattamento non corretto per un errore di diagnosi di lato. Esistono poi delle recidive, dei casi in cui diciamo, il ripetersi con maggiore frequenza della VPPB può essere indice di una sofferenza anche delle strutture neurologiche del labirinto. In quei pazienti in cui in effetti ci siano dei fattori di rischio di ordine generale o dei fattori anamnestici che possano essere poco chiari, uno studio per immagini è secondo me prudente, perché ci solleva dal rischio di poter fare passarmi sconosciuta una patologia concomitante associata a una VPPB. Teniamo conto che la VPPB è la più frequente causa di vertigine periferica, ma questo l'aver diagnosticato una VPPB non ci deve distogliere dall'attenzione globale sul paziente che potrebbe, attraverso il sintomo vertigine, celare altre patologie. Ciao. Ti faccio i complimenti per la grazie. Ecco le chiavi. Volevo proprio dedicarmi a questo tuo tue ultime informazioni e invitarti a parlare un po' delle forme atipiche che possono nascondere anche delle patologie tumorali, encefaliche. Mi ricordo un caso di un apogeotropo laterale però di stazionario, non parossistico, che nascondeva un tumore delle verme cerebellari. Ecco, se puoi fare un riferimento a questo tipo e di Stagno e poi della situazione Minerva Canale di Chiesa. Se effettivamente capita, praticamente le forme atipiche in pratica, no? Sì. Maggiore incidenza di VPPB nella Meniere. Grazie a te per la domanda. Riguardo le forme atipiche, bisogna aver ben chiara una cosa: non tutte le vertigini né i nistagmi posizionali sono certamente attribuibili a una vertigine parossistica. Noi abbiamo visto dei casi che possono essere paradigmatici, esemplari. Esistono però molte forme, soprattutto quelle inveterate, che non arrivino subito alla nostra attenzione, in cui la tipicità del nistagmo si può un po' diluire o perdere. Per cui bisogna essere molto attenti e i criteri da utilizzare, secondo me, sono quello essenzialmente ex adiuvantibus, nel senso che una risoluzione piena dei segni e dei sintomi, cioè dei segni clinici del nistagmo e della vertigine, quindi della sintomatologia soggettiva del paziente, a seguito di una condotta terapeutica che può essere appunto una strategia di riposizionamento canalare, è già un buon indice di una sensibilità della patologia ai nostri trattamenti. Laddove ci troviamo a una persistenza, al di là delle nostre capacità e esperienza, dei sintomi, dei segni clinici, nonostante i trattamenti, bisogna sempre sospettare che ci possa essere qualcos'altro a monte. Ricordiamoci però che l'anamnesi deve essere molto puntuale. Una delle forme centrali di vertigine che più frequentemente si caratterizza con una vertigine di tipo posizionale, quindi non attribuibile a una vertigine parossistica da canaliti, è la vertigine emicranica. Vi ricordo che esiste un lavoro bellissimo del gruppo di Lempert che parla della vertigine posizionale emicranica, che mima e viene descritta come tale, perché Lempert è molto preciso e porta proprio i reperti nistagmografici, mima a volte una vertigine parossistica, ma non si comporta come tale. Ecco, questa rientra nelle forme atipiche, non necessariamente riferibili a forme tumorali. Chiaramente esistono anche delle forme attribuibili ad altre patologie centrali. La sclerosi multipla, parleremo di questo nel congresso di Matera con i neurologi e con gli otoneurologi, ha nella sua
ventaglio di espressioni sintomatologiche, molte volte anche nelle forme molto precoci, mute completamente queste forme anche di insorgenza molto in età molto precoce, in bambini a volte, muta da un punto di vista neurologico generale, si può esprimere soltanto col sintomo disequilibrio, vertigine franca, a volte di tipo posizionale. Chiaramente in queste forme abbiamo una non coincidenza con quelli che sono i nostri criteri di tipicità. Abbiamo elencato prima tutti i caratteri del nistagmo del canale posteriore, abbiamo visto quelli del canale laterale. Il problema è avere la pazienza di controllare, fare un follow up del paziente, seguirlo nel tempo, e lì dove ci sia atipicità del nistagmo, nel senso non un franco parossismo, ma soprattutto una persistenza del tempo, non avere timore di fare un esame per immagini, perché effettivamente dietro un nistagmo posizionale persistente ci possono essere celate delle patologie centrali, malattie demineralizzanti, patologie tumorali. Per quanto riguarda la Meniere, l'incidenza della vertigine parossistica nella Meniere nelle casistiche di chi se ne occupa è più elevata. Nel 2004 abbiamo proprio a Matera, non so se lo ricordate, abbiamo fatto un simposio sulla Meniere, da cui sono emersi questi dati concordi nella letteratura internazionale. Il perché il menierico abbia una maggiore incidenza di VPPB è facilmente desumibile dal danno che l'idrope recidivante ripetuta della malattia di Meniere può arrecare anche alle macule otolitiche. Il problema della reale incidenza della VPPB nella Meniere, secondo me, è sottostimato, perché il paziente menierico, lo conosciamo tutti, è un paziente bisognoso di grandi cure, un paziente un pochino assillante, diciamo, cioè il paziente che ha il nostro numero di cellulare sempre in tasca, ci chiama timoroso di avere un nuovo attacco, e molte volte noi lo liquidiamo molto sbrigativamente dicendo di prendere la pillolina di diuretico, di betaestina o di altro. In realtà molte volte la sospetta recidiva, ricaduta, anche disequilibrio, la dizziness che il paziente di cui si lamenta il paziente telefonicamente, potrebbe celare una VPPB in un paziente menierico che noi non andiamo ogni volta a guardare con le giuste tecniche. Quindi sicuramente la VPPB nel menierico esiste, ha un'incidenza più elevata rispetto alla popolazione generale, secondo me è sottostimata. Quindi anche l'atteggiamento del paziente ci potrebbe indicare un attimo se procedere pure anche ad altre indagini per valutare una Meniere. Cioè, se noi vediamo un paziente un po' elitistico, un po' così insofferente. Sicuramente, come per esperienza comune di tutti noi, il paziente menierico è un paziente che ha bisogno di dialogare molto. In questo nostro dialogare il paziente deve essere istruito a distinguere i due tipi di vertigine, cioè dirci effettivamente se la vertigine ha un andamento e un innesco di tipo posizionale oppure no, cioè distinguere i sintomi associati oltretutto di tipo cocleare, che normalmente l'attacco di Meniere dà, dai sintomi che non sono cocleari assolutamente in una VPPB in un menierico. Se il paziente viene adeguatamente istruito e perdiamo in uno dei nostri incontri una mezz'oretta per spiegargli questa capacità di riconoscere i due tipi di vertigine, molte volte anche telefonicamente riesce a fare un'autodiagnosi sufficiente a scremare le due cose. Gianluca, voglio chiedere come dobbiamo interpretare un paziente che dopo essere stato trattato per una malattia, per una disfunzione del canale laterale o del posteriore, annuncia dei sintomi di instabilità oppure alterazioni posturali, lo dobbiamo interpretare come una manovra che non è andata in porto, oppure c'è qualcosa che non va, che non riesce a mantenere, oppure, non lo so, abbiamo interpretato male noi il paziente? Allora, la dizziness, cioè l'instabilità postulare dopo un trattamento per vertigine parossistica posizionale benigna è praticamente la regola, anzi nelle istruzioni che si danno al paziente, il paziente dovrebbe essere informato prima di fare il trattamento e anche del post-trattamento, a cosa andrà incontro. Allora, io sono solito spiegare al paziente che nelle prime 24-48 ore avrà la sensazione di stare in barca,
cioè avrà questa sensazione di sentirsi molto instabile, sentirà, alcuni riferiscono, non si sentirà anche peggiorato da questo punto di vista, non avrà più la vertigine violenta, ma quella il paziente l'ha già evitata per conto suo, cioè ha già innescato delle strategie di evitamento dei posizionamenti che gli procurano il fastidio violento. Il problema della dizziness, cioè dell'instabilità posturale e del corrido neurovegetativo associato alla nausea e vomito, è quello che preoccupa molte volte di più. Per cui se il paziente è particolarmente ansioso, può essere sedato il corrido neurovegetativo con dei farmaci antiemetici anche per 24-48 ore, ma soprattutto va istruito il paziente sulla, sull'intensificarsi di questi sintomi nei primi 2 o 3 giorni. Diverso invece è l'instabilità posturale che può residuare in pazienti che abbiano un problema più generalizzato dell'apparato vestibolare, intendo dire particolarmente il paziente anziano o il paziente che possa avere una vertigine parossistica posizionale benigna su un danno vestibolare già stabilizzato. Il paziente anziano sicuramente ha degli altri compartecipazioni, diciamo, a un suo non perfetto status dell'equilibrio, per cui l'aver ristabilito, l'aver portato, insomma, l'aver guarito una vertigine parossistica può far residuare più a lungo un'instabilità posturale che può essere un segno, soprattutto di una vertigine parossistica che sia stata conservata per un certo tempo, in una difficoltà nel resettare i suoi due emisistemi vestibolari in un parametro di normalità. Questo può richiedere nell'anziano un processo riabilitativo che può servire a riequilibrare il suo sistema, soprattutto lì dove ci siano altri deficit sensoriali, disturbi di vista o disturbi di stabilità dell'apparato muscoloscheletrico. Quindi lì va fatta una valutazione generale e va valutato. Purtroppo pecchiamo con l'incapacità di dare una risposta sufficiente a questo tipo di richiesta riabilitativa, perché non abbiamo dei centri che possano accogliere questo tipo di richiesta. Un altro tipo di difficoltà in un paziente giovane può essere quello di una vertigine parossistica e una sindrome di Lindsay-Hemingway, una sindrome in cui la vertigine parossistica si realizza in un canale posteriore lì dove ci sia stato un deficit stabilizzato da neuronite, per esempio da deficit vascolare del canale laterale. Allora lì abbiamo una vertigine parossistica posizionale benigna in un paziente che ha perso una funzione importante soprattutto nella stabilizzare il riflesso vestibolo oculomotorio nel piano orizzontale. Possiamo preannunciare che questa instabilità dura molto tempo? Possiamo già dire in partenza. No, noi dobbiamo essere ottimisti col paziente, cioè soprattutto tranquillizzarlo che il peggioramento apparente, soprattutto nel paziente ansioso, è per quei primi 2 o 3 giorni, per cui quello è normale e lui lo deve interpretare come normale. Normalmente il controllo lo si dà in terza, quarta giornata, insomma nell'arco di una settimana il paziente con vertigine parossistica dovrebbe fare la verifica dell'avvenuta guarigione. A quel punto si può fare la valutazione, avere un quadro più completo e decidere. Il paziente giovane e che fa vita attiva non ha bisogno di nessuna riabilitazione. Il paziente anziano si può decidere effettivamente se abbia bisogno di un supporto più. Oppure il paziente giovane che abbia già degli altri problemi vestibolari come quello di cui accennavo prima. Un esempio in cui si può perdere parte della funzione di un labirinto e quindi avere maggiore difficoltà a ricompensare un perfetto funzione dell'equilibrio generale. Gaetano, volevo sapere se allo stato attuale delle conoscenze ci sono gruppi di studio in Italia e nel mondo che stanno approfondendo l'eziologia del distacco degli otoliti. E poi, proprio rifacendomi a quello che sta dicendo adesso lei, la vertigine parossistica posizionale negli sportivi, soprattutto coloro che potrebbero nell'attività sportiva utilizzare molto la testa come diciamo, struttura per raggiungere un determinato risultato. Facciamo il caso dei calciatori, praticamente. Se ne sono capiti, ovviamente saranno capitati, e che tipo di consigli si possono dare a questi soggetti, e se è vero che poi il traumatismo poi è alla fine uno dei motivi più importanti di scatenamento della patologia. Ma il Matera Football Club ha avuto mai questi polopatici?
Questo è un aspetto sicuramente molto interessante della vertigine parossistica, ma tra i meno approfonditi. Quello dell'eziologia e anche quello delle connessioni con lo sport, in realtà. In realtà ci sono delle condizioni predisponenti che sono sottostimate e che ultimamente emergono in alcuni lavori, ma in realtà non c'è una attenzione selettiva per tutte queste condizioni. Per esempio, una condizione sottostimata è quella del traumatismo delle cure odontoiatriche. Le cure odontoiatriche, in particolare l'implantologia, che ha preso piede in maniera enorme, è una delle fonti maggiori di vertigini parossistiche per noi che le trattiamo. Il problema è che non c'è la sufficiente conoscenza e divulgazione di questo tipo di problematiche in tutte le categorie che potrebbero convogliare a una rapida diagnosi, perché poi dobbiamo capire che la vertigine parossistica ha una notevole percentuale di risoluzione spontanea, per fortuna. Per cui ci sono pazienti in cui, come ci insegna anche Pagnini, nell'anamnesi facciamo una diagnosi semplicemente anamnestica. Hanno sofferto di vertigine parossistica, magari vengono da noi a fare la visita a Torino per tutt'altro motivo. Per cui, per poter arrivare ad avere un quadro reale, più realistico della situazione, bisognerebbe fare una grossa informazione in tutte le categorie sanitarie, soprattutto dei medici, che possano avere in qualche maniera collegamento con questo tipo di patologia. I dentisti tra i primi. Lo sport è importante. Ah, altre cause eziologiche sono state tentate, si è tentato cioè di studiarle. Esistono dei lavori, per esempio di Modugno, Bologna, hanno fatto dei lavori con patologie tiroidee, distiroidismi, tiroidite, patologie autoimmuni, ma in realtà una concretezza di risultati scientificamente provati, che io sappia, non esiste. È stato cercato anche di trovare un correlato con alterazioni del metabolismo del calcio-fosforo, insomma, perché si tratta di, effettivamente, di cristalli di carbonato di calcio, ma anche lì non abbiamo dei dati certi. Per quanto riguarda le correlazioni con lo sport, capita di vedere degli sportivi, ma normalmente lo sportivo ha dalla parte sua il fatto di essere una persona giovane, di essere una persona, se parliamo di sportivi professionisti, di essere una persona normalmente controllata. A me personalmente football club no, pallacanestro e pallavolo sì, è capitato, ma insomma un paio di volte. I colpi di testa non ci sono? No, almeno non durante il gioco. Professore, una domanda? No, una domanda alla quale c'è già stata una risposta parziale, ed è il rapporto del trattamento della vertigine parossistica benigna con la terapia mesh, o il contrario. Cioè, sul piano puramente teorico, nel momento in cui c'è una chiara spiegazione anatomica, funzionale di quello che accade, si potrebbe pensare che effettuando una corretta diagnosi, una manovra precisa proprio dal punto di vista pratico, l'autorità risposta in modo tale che noi lo togliamo, diciamo, dal punto in cui, no? Quindi qual è il rapporto con la terapia medica, che tra l'altro potrebbe anche in un certo senso, in caso di mancata guarigione, di recidiva, forse mascherando un po' il quadro, mascherando, inquinando. Modificarlo, diciamo. Sì, la terapia medica in effetti non dovrebbe trovare spazio nella terapia della vertigine parossistica, se non in ragione di una terapia sintomatica laddove ci sia un corridoio neurovegetativo importante, che effettivamente è limitato a una minoranza di casi, soprattutto dove si associa un effettivo corridoio neurovegetativo a una grossa componente ansiosa del paziente. Ci sono dei pazienti che non sopportano assolutamente neanche il senso di nausea che possa portare una VPPB e quindi pretendono quasi una terapia che si capisce che, se non viene data dallo specialista, in qualche maniera sarà ottenuta per altre vie dal medico curante. Per cui questi pazienti, non dico che debbano essere assecondati, ma anche lì il parlare, lo spiegare può servire per ridimensionare l'ansia del paziente e quindi ridimensionare l'importanza del problema. In realtà la terapia farmacologica non dovrebbe trovare alcuno spazio, anzi a volte succede proprio quello che diceva lei.
I pazienti arrivano dopo un lungo peregrinare, avendo fatto un percorso al contrario per arrivare poi a una diagnosi corretta, con un pacco di diagnosi inutili, cioè di esami inutili, esami per immagine, eccetera, e a volte terapie farmacologiche del tutto improprie ma molto impegnative. Gli psicofarmaci sono l'ultima spiaggia del paziente vertiginoso che non ha trovato risposta alle sue domande di diagnosi e cura corrette. Ci sono pazienti che, in cui, sfortunati, in cui la vertigine parossistica dura dei mesi, anni, e che arrivano a essere psichiatrizzati. Il risolverle crea problemi grossi a volte a livello familiare, a livello di organizzazioni anche economiche, perché sono pazienti che sono stati un po' allontanati dalla vita attiva, allontanati, ci sono delle storie anche di rivalse da un punto di vista legale. Ed è possibile individuare quelli che possono essere i gruppi di farmaci tollerabili, per esempio dei vasoattivi puri che non abbiano invece un'azione sedativa, quindi, oppure, come diceva lei, quello che riguarda il contenuto della sintomatologia neurovegetativa, quindi per componente antiemetica, cioè possiamo schematizzare, dire qualche molecola che sicuramente poi sono tutte utili perché nel campo della vestibologia, a parte la vertigine parossistica, quindi la validità delle terapie sono, quindi dei farmaci, io non li sto condannando. Nel caso specifico possiamo individuare alcuni gruppi, per esempio quello che un farmaco vasoattivo, per la risposta che prima mi ha dato il collega parlando dei pazienti anziani, forse in quei casi associare un farmaco vasoattivo, anche perché parlando in teoria potrebbe essere anche un problema di tossia che scatena, certo, può avere, quindi qualcuno ne possiamo salvare nell'ambito. Allora, partiamo dai farmaci da proscrivere in maniera assoluta, da eliminare, e sono tutti i cosiddetti vestibulosoppressori. Tra questi rientrano le benzodiazepine e soprattutto gli psicofarmaci centrali, insomma, quelli più impegnativi, tra cui rientrano però anche dei farmaci spacciati come antivertiginosi. Giusto per fare un nome di un commerciale, il Torecan, che viene usato in maniera molto disinvolta, viene indicato come un farmaco da banco, ma in realtà è un farmaco molto impegnativo, che può dare dei grossi effetti centrali, soprattutto in pazienti che inconsapevolmente lo assumono per lunghissimi periodi, e succede di vederne. La terapia, da un punto di vista generale, deve però trovare un razionale, cioè bisogna curare qualcosa, non dare il farmaco per accontentare il paziente, assolutamente no. Quindi i farmaci usati per migliorare la circolazione devono trovare un razionale laddove ci siano dei fattori di rischio circolatorio da correggere. Il paziente anziano al quale noi potremmo far fare negli esami complementari di fronte a vertigini ricorrenti o una dizziness persistente, anche l'ecodoppler dei vasi del collo, laddove si trovi una stenosi parziale, una placca, abbiamo tutto il diritto di poter suggerire una terapia antiaggregante, per esempio, o una terapia che possa essere utile nel proteggere la parete vasale. I farmaci sintomatici, tra i più maneggevoli secondo me e i più utili, è la levosulpiride. Levosulpiride agisce bene, prepara bene il paziente anche laddove il corridoio neurovegetativo possa essere un ostacolo del paziente a farsi sottoporre la terapia riabilitativa, non sapendo che ci possono essere delle tecniche meno traumatiche. Ci sono dei pazienti che vengono con molta ansia dell'aspettativa di farsi buttare giù sul lettino, dice chissà cosa mi capiterà. Pazienti veramente che assumono le informazioni dal vicino di casa, dice ma lì ti torceranno il collo, ti faranno delle cose terrificanti. Allora questi potrebbero essere preparati prima, anche sul suggerimento al medico di famiglia, di dare un po' di goccine di questi Levopride, Levobren, eccetera, e vengono predisposti meglio per fare le manovre. Collega di Fermo. Volevo chiedere, pensi del trattamento con la gentamicina intratimpanica a basse dosi nella parossistica magari ricorrente, persistente, pluricanalare? E poi ti volevo chiedere se dopo aver fatto una manovra liberatoria la prova del 9 la fai subito oppure la fai a controllo? Allora, rispondo prima alla seconda domanda perché la prima è un po' più difficile per me.
E poi ti spiegherò perché. Il controllo lo faccio subito, inteso nella stessa mattinata, nello stesso, però devi evitare di incorrere nell'errore di farlo immediatamente. Subito significa entro 30 minuti, come visto nelle diapositive. Se lo fai immediatamente corri il rischio di ingenerare la fatica, l'affaticamento del nistagmo, non trovare nulla e mandare a casa un paziente dichiarandolo guarito, e questo potrebbe avere una di quelle falsamente guarite, una recidiva a breve distanza di tempo, che in realtà è una persistenza di malattia. Quindi va fatto, non c'è nessuna controindicazione a farlo presto, però dopo il giusto lasso di tempo, in modo da non incorrere nell'affaticamento del nistagmo, quindi almeno la mezz'oretta, cioè il tempo di visitare un altro paziente e poi fai rientrare quello di prima, per intenderci, per semplificare l'organizzazione di un ambulatorio. Per quanto riguarda la gentamicina transtimpanica, io non ho nessuna difficoltà a dire pubblicamente che sono contrario alla gentamicina e non l'ho mai utilizzata neanche nei pazienti menierici. È una cosa che sconvolge i miei colleghi vestibologi, e io dichiaro i miei motivi fondati. Non credo di dover mai utilizzare la gentamicina in un menierico, figuriamoci in un paziente affetto da VPPB. Se vi interessa vi posso spiegare i motivi per cui sono contrario alla gentamicina, però ci interessa. Mi interessa. Certo, ci interessa. Il paziente con malattie di Meniere trattato con gentamicina, bisognerebbe capire innanzitutto quali siano i risultati da quelli che la utilizzano. Dovremmo fare poi, come abbiamo fatto per la VPPB, un excursus storico. Allora, la gentamicina è nata, da quelli che ci insegnano, perché io non ho esperienza, leggo, è nata come una ablazione del labirinto. Si parlava di fare un'ablazione farmacologica del labirinto, che equivaleva a una labirintectomia chimica farmacologica, così è stata definita. Se vediamo però i lavori, tutto quello che è stato detto e a cui ti agganciavi tu, delle dosi quasi omeopatiche si è arrivate alla fine, c'è chi tenta di convincerci che la gentamicina, dal far male al labirinto tanto da doverlo distruggere, diventa quasi una panacea, cioè distrugge soltanto le cellule cattive lasciando quelle buone, se riduciamo il dosaggio. Da essere un farmaco ototossico diventa un farmaco terapeutico per il labirinto. E già questo mi quadra molto poco, perché non riesco a capire quale sia il razionale di questo cambiamento, di un farmaco che, essendo inizialmente ototossico, noto a tutti come ototossico, si trasforma in un farmaco che possa riequilibrare il funzionamento di questo labirinto semplicemente riducendone le dosi. Il problema è che, guardando i pazienti trattati non da me, in altri centri, perché il paziente menierico è un paziente che notoriamente gira, la durata dell'efficacia della terapia con gentamicina non è per sempre. Ci sono pazienti che non hanno beneficio, pazienti che stanno peggio, pazienti che stanno bene con la gentamicina, ma dopo un anno, due anni, tre anni ricominciano ad avere le crisi. Nessuno degli amici ai quali si chiede in camera caritatis come vadano questi pazienti riesce a darti delle parametri temporali di efficacia precisi, stabili, soprattutto affidabili su casistiche ampie. Quindi c'è un dato molto aleatorio sull'efficacia della gentamicina che mi lascia sospettare che l'efficacia in quella presuntamente dimostrata in quella piccola cerchia di pazienti che ne trovano giovamento, possa in una certa percentuale di questo gruppo, che non è la totalità dei pazienti, possa rientrare nella variabilità che è tipica della malattia. Cioè, detto in poche parole, al menierico gli puoi fare quello che vuoi, se ci crede sta meglio per un certo periodo, perché la malattia è fatta così, ha dei periodi floridi e dei periodi in cui ci sta meglio. Per concludere, io utilizzo un altro tipo di terapia nei pazienti menerici, che è la diclofenamide, è un derivato dell'anidrasi carbonica, per intenderci una molecola che somiglia all'acetazolamide, il vecchio Diamox, ma che è stata modificata
ed è stato, diciamo, la seconda generazione degli antiglaucomatosi che si utilizzavano come inibitori dell'anidrasi carbonica. Nei pazienti che hanno delle stimmate, dei tratti di tipo emicranico o una familiarità semplicemente emicranica e che abbiano sviluppato una sintomatologia puramente menierica, tipicamente menierica o simil menierica, cioè quindi con degli attacchi recidivanti di tipo cocleare e vertiginoso, la diclofenamide dà degli intervalli liberi che sono a volte molto più lunghi in tanti pazienti, ormai ne ho tanti trattati, anche di quelli ottenuti con la gentamicina. Non posso, ho delle mie teorie, parlavamo dei canali ionici ieri, la diclofenamide, se tu studi la storia della farmacologia della diclofenamide, è un farmaco che nasce come antiepilettico utilizzato tanti anni fa, ma sicuramente agisce sui canali ionici di trasporto transmembrana del calcio. E alcune delle teorie in cui si parla della malattia di Meniere si basano proprio su questa alterazione dei canali ionici. Allora, considerato il fatto che la pillolina di diclofenamide non ha mai ucciso un labirinto, non ha mai tolta la funzione di un labirinto e non è una terapia dalla quale non si può tornare indietro, questo riassume il motivo per cui la gentamicina io per il momento non mi sento di utilizzare. Io insistevo perché noi per esempio la utilizziamo la gentamicina e nei pazienti con tumarchine per esempio abbiamo degli ottimi risultati. E quello è un, anche se dovessimo, ancora non abbiamo avuto, diciamo, nuovi episodi, anche se dovesse avere dei nuovi episodi fra 2, 3, 4, 5 anni, sono 3, 4, 5 anni senza crisi otolitiche, senza catastrofe. Sicuramente la tumarchine è un caso limite in cui la gentamicina si può pensare di utilizzarla, ma effettivamente quanti pazienti arrivano con... No, fortunatamente pochi, ma quei pochi che sono... Sì, secondo me, questo è un po' il discorso che facevamo, non mi ricordo con chi, con la canalitiesi dell'anteriore, secondo me c'è stata una fase dell'entusiasmo sulla gentamicina che può portare a delle indicazioni un po' troppo allargate. Sicuramente nella WPPB non la vedo, no, per niente. Nella Meniere utilizzata troppo largamente per fare casistica non la vedo neanche. Nella tumarchine può essere un'indicazione giusta, ma deve essere molto selettiva. Perché noi lì lo scopo, insomma, non ci prendiamo in giro. Andiamo a fare una labirintectomia chimica. Allora, poi non sono d'accordo su quelli che scrivono che la gentamicina fa bene al labirinto. Non capisco come. Qualcuno... Allora, una domanda ce l'ho io. Dunque, adesso tu hai fatto hai chiarito molto bene che il detettore, l'organo, diciamo, vestibolare, è sollecitato ovviamente da un movimento angolare, abbiamo detto, no? Però quando c'è un problema canaloitiasico, da una sollecitazione angolare diventa sollecitazione lineare. In realtà io credo che sia sempre una sollecitazione lineare, non soltanto angolare, perché in fondo alla fine ha un'unica direzione il canale, quindi è sempre un fatto lineare. È la molteplicità dei canali che genera poi una risposta di tipo angolare, secondo me. Cioè il fatto di avere contestualmente la sollecitazione minore o maggiore dei tre canali dà un'informazione di tipo movimento angolare. Però quello che io non capisco è forse quando tu dici lo pseudonistagmo spontaneo, no? Ora, perché una persona a testa ferma dovrebbe avere un nistagmo spontaneo? A testa ferma i canaloiti non si muovono, perché se sono fermi c'è un tempuscolo in cui questi si possono muovere, ma alla fine si fermano. Perché dovrebbe continuare ad avere il nistagmo spontaneo? Se meccanicamente quell'otolita non si muove più. Allora, rispondo alla prima domanda. La trasformazione del detettore da sensore di accelerazione angolare a sensore di accelerazione lineare. I canali semicircolari in condizioni di normalità sono dei detettori di accelerazioni angolari,
perché con un meccanismo inerziale la colonna di liquido, sappiamo, ha un ritardo che permette la deflessione della cupola. Giustamente tutte le accelerazioni diventano, a cui diventano sensibili i canaliti una volta che entrano all'interno del canale, sono accelerazioni lineari quelle che muovono i canaliti, oppure possono essere la componente vettoriale che insiste nel punto tangente all'arco di cerchio in cui in quel momento si trova l'otolita, se vogliamo descriverla come fenomeno geometrico fisico. Quindi è correttissimo quello che dicevi tu. Per quanto riguarda lo pseudo spontaneo, è un'osservazione anche corretta. Allora, bisogna in effetti parlare della vertigine parossistica richiederebbe dei giorni. Bisogna ricondurre questa tua osservazione a qualcosa di cui non c'è stato il tempo di parlare oggi. Ci sono delle vertigini parossistiche del canale laterale, ma questo più raramente, insomma, più complesso esprimerlo per il canale posteriore. Il canale laterale è un modello semplice perché è un canale a forma di C con una parte chiusa, la cupola, nell'ampolla, e una parte aperta che sbocca nell'utricolo. Allora, ci sono delle forme di canalolitiesi nel canale laterale dove noi non vediamo nessun nistagmo. Non vedi lo pseudo spontaneo, fa il seduto supino, non vedi nessun nistagmo. Ma il paziente ci dice che ha vertigini, dice ma io mi giro nel letto, parte tutto sotto sopra, vomito, sto male. Sì, succede anche che gli fai la manovra di Pagnini-McClure, lo giri, lo rigiri e non succede niente. Allora, questo me lo ricordo di averlo osservato le prime volte a Firenze, 20 anni fa, le prime volte che si vedevano queste vertigini. E dopo averlo girato, e normalmente la regola era che si vedeva il primo specializzando, poi si chiamava quelli al terzo anno e più esperto, dice no, qua non funziona, non funziona, chiamiamo il Vannucchi, e chiamavamo Paolo, e dice Paolo, prova. Insomma, dopo aver provato un po' tutti, arrivava Pagnini, e partiva un nistagmo violentissimo, mani fatate. In realtà poi, dopo averne viste tante, capita di vedere dei pazienti in cui, a fronte di un'anamnesi sicuramente suggestiva per vertigine del canale laterale, per parossistica del canale laterale, più manovre non innescano nessun nistagmo. Dopo 4-5 volte parte un nistagmo violentissimo. Tutto questo potrebbe essere spiegabile con uno stato di diversa aggregazione degli otoliti, cioè gli otoliti sono efficienti nel muovere la colonna di liquido quando innescano un meccanismo a stantuffo, a pistone, come dice Epley, cioè quando hanno un volume, una massa sufficiente da poter spingere la colonna di liquido. Allora, questa colonna di liquido, o meglio, il meccanismo a stantuffo, può essere anche più o meno completo nel determinare di un meccanismo di push-pull nella colonna di liquido posta tra l'ammasso otolitico e la cupola dell'ampolla. Che cosa voglio dire? Se la tenuta è pressoché perfetta dell'ammasso otolitico all'interno del canale, questo potrebbe innescare anche una deflessione stabile per un meccanismo di suzione o di pressione della cupola a seconda della direzione in cui l'ammasso sta spingendo. Però tutto questo dipende dal grado di aggregazione. Qualcuno mi chiedeva stamattina, una collega, se lo pseudo spontaneo fosse presente in tutti i pazienti. Anche lo pseudo spontaneo può rivelarsi in una seconda fase quando probabilmente con qualche posizionamento abbiamo aggregato abbastanza gli otoliti tali da renderli efficienti nel determinare una deflessione anche con il grado di inclinazione minimo del canale, cioè di 30 gradi quando stiamo in posizione retta. Per cui il meccanismo è quello del piano inclinato, ma l'efficacia di questo meccanismo è direttamente proporzionale all'effetto massa che abbiamo all'interno del canale, che può essere innescato da un diverso grado di aggregazione dell'ammasso otolitico. Non potrebbe essere più semplicemente che una parte di questo ammasso fosse adesa alla cupola? Tutte le ipotesi possono essere buone. No, perché io, da quello che insomma, ho letto, anche il fatto che il canale abbia un diametro sempre standard non è così, il diametro del canale varia, quindi anche questo meccanismo push-pull dovrebbe poi generare una impossibilità da parte dell'autorità di uscire, perché se è a stantuffo potrebbe avere difficoltà nel muoversi in tutto il canale.
Non so, ovviamente questa è una porta aperta, insomma, poi magari se qualche collega. Sicuramente irregolarità morfologiche dell'anatomia del canale sono ipotizzabili e sono state già dimostrate. C'è una collega di Bari, neuroradiologa, che mi fa delle splendide ricostruzioni tridimensionali dei canali. Nei casi difficili, di risoluzione difficile, abbiamo dimostrato che effettivamente a monte di questa difficoltà nell'espellere gli otolitici può essere un'irregolarità del canale. Augusto Casani ha fatto delle pubblicazioni in questo senso. Sul fatto di avere gli otoliti adesi alla cupola io sarei un pochino più prudente e scettico. Tu sai che questa è una diatriba di lunga data con i vestibologi americani, che continuano a dire che tutte le forme apogeotrope sono delle cupolo, mentre le forme geotrope sono delle canalo. Purtroppo non c'è stato il tempo, dicevo sempre alla collega con cui chiacchieravamo prima, ho dei filmati ma che hanno una durata che è proporzionale all'esame di un paziente, quindi 15-20 minuti, mezz'ora, in cui quando il tecnico che collabora con me, che mi fa tutti gli esami vestibolari, che ormai è diventato espertissimo, non aveva la sufficiente esperienza nell'interpretare i segni clinici, sbagliava lato nel laterale. Allora il geotropo me lo apogeotropizzava e poi lo geotropizzavamo, e quindi questo indica che gli otoliti sono liberi di flottare, lì ne abbiamo tanti di quei filmati. La cupula può esistere, ma lì dobbiamo pensare che, cioè, sforzarci a capire rispetto a quella che è la realtà clinica che vediamo tutti i giorni. Sicuramente noi ne vediamo più degli americani di vertigini parossiste del canale laterale. Sforzarci di capire, di interpretare, di studiare, di immaginare dei modelli che siano aderenti a quella che è la clinica quotidiana. Quindi qualche cupolo esisterà pure, ma secondo me serve per spiegarci alcune di quelle forme resistenti alla terapia, dove gli otoliti per qualche motivo possono essere più adesi alla cupola e richiedono magari degli stratagemmi meccanici per distaccarli, come può essere l'applicazione del vibratore mastoideo, che Happy ancora una volta ci ha insegnato a usare tanto tempo fa. Un augurio, se possibile. Quale modello migliore di un effetto push-pull diretto sulla cupola che non il canale semicircolare anteriore? Per quanto mi sia sforzato, se è ben rara la situazione, non ho mai visto un istagmo spontaneo, eppure uno pseudo spontaneo dovrebbe esserci. Mi auguro che lui lo trovi, insomma, così sia risolto in maniera così brillante la diagnostica del laterale. Vorrei vedere, mi auspico che l'applicazione sia anche in questi casi più rari, ma esistenti, in cui la diagnosi lato è comunque aleatoria. Se uno ha la fortuna di vederlo in fasi precedenti, il paziente, di farsi un'idea sul lato, l'anteriore lo riesce anche a capire. Ma vedere direttamente qualche nistagmo, non si sa se è più intenso quando torna giù o spesso quando torna su, sul lato, è difficile. In realtà nell'anteriore i canaliti dovrebbero riposare proprio sulla cupola e quindi dare un nistagmo stazionario, che tende a esaurirsi. Però come lo pseudo spontaneo dovrebbe vedersi, io per quanto cercato non l'ho mai visto. In realtà l'anteriore è una delle cose più complicate da capire, come dicevamo prima. Sicuramente è sovrastimato, e il fatto che se ne vedano pochi e che ci siano dei quadri nistagmici posizionali, cioè il downbeating posizionale, che non è certo innescato tutto dagli anteriori, cioè dalla canalettisi dell'anteriore, complica un po' le cose e rende l'interpretazione della semeiotica nistagmica, in questo caso un po' aleatoria, ancora piuttosto fumosa e incerta. Per cui speriamo di poterlo interpretare. Sì. Sistematizzato. Sì. Qualcuno ha un'altra domanda? Un'ultima domanda, se posso. Canale anteriore, nistagmo verticale, quindi c'è tutto un... Ma un paziente che ha un nistagmo verticale, dobbiamo considerarlo per forza centrale? Intendi dire posizionale sempre? No, il verticale puro posizionale, abbiamo sentito, sì, può essere da anteriore, ma il problema è che esistono tanti verticali da posizionamento. Per esempio il downbeating posizionale, che se uno lo va a cercare in maniera voluta è frequente trovarlo in pazienti assolutamente normali, cioè che non hanno nulla.
Per cui la valutazione deve essere sempre in un computo generale, cioè il paziente deve essere esaminato in maniera completa, non bisogna fermarsi sul singolo sintomo. Cioè non è sufficiente un listagmo verticale posizionale per pensare né a qualcosa di centrale né anche necessariamente di periferico. E in un caso, come la tua opinione su... adesso dico una bestialità, ma la tua opinione sul rapporto tra nistagmo verticale, orizzontale, come ha notato il dottore, no, ma e problemi muscolo-articolari, artromuscolari della cerniera cervico-dorsale. Che ne pensi? Dipende un pochino da che cosa intendiamo, cioè se intendi riferirti a una banale deformazione della colonna con osteofiti, d'artrosi cervicale, penso che non possano ipotizzarsi nessun rapporto razionale. Esistono però dei casi dove ci sono delle malformazioni importanti della cerniera, come ad esempio l'Arnold Chiari. Una signora con un caso clinico bello che ho portato in giro nei congressi anche all'estero e aveva dei nistagmi di tipo posizionale trattati infinitamente con manovre che potevano mimare in alcuni aspetti anche alcune forme di WPPB, ma in realtà aveva un arnold chiari ed era anche sintomatica, quindi sicuramente bisogna fare un distinguo tra la gravità delle forme. Ho dovuto chiedere perché sono dei ragazzi di fisioterapia qui che vorrebbero capire un pochino meglio questa problematica e sicuramente potrebbe essere utile per loro fare una valutazione in questo senso. Anche noi abbiamo avuto dei pazienti, una paziente anche noi con Arnold Chiari che aveva un nistagmo posizionale. Va bene. Non so c'è se un'altra domanda. Il problema distruttivo tra i genitali, regolamento dello strutturale. Beh, è una cosa abbastanza frequente, un'associazione abbastanza frequente. Irrazionale è il contraccolpo che si può avere sui labirinti. Il problema è che in questo caso viene mascherata dalla terapia, perché il paziente viene subito ingabbiato nel collare di Shantz e sta bene. Una volta che toglie il collare sta male e allora l'equivalenza è perfetta, vertigine cervicale, la cervicale, il dolore cervicale dalla vertigine, e questi pazienti arrivano molto tardivamente al controllo dell'otorino, anche perché non hanno nessuna intenzione di farsi posizionare per fare la manovra liberatoria avendo avuto una diagnosi di colpo di frusta, trauma distrattivo cervicale eccetera, per cui sicuramente c'è, ma anche lì è un problema di informazione. Quello è un canale in cui i pazienti, o meglio, in cui i nostri colleghi ortopedici, fisiatri, dovrebbero saper fare il distinguo tra problemi cervicali e problemi di vertigine. Ma chiaramente anche può essere una posizionale di origine traumatica e non sempre, e non una cervicale, cioè questo, cioè quello che dobbiamo chiarire, cioè ha avuto il colpo di frusta, è stato tamponato, quindi quello è il motivo per cui si è verificato una il distacco degli otoliti, cioè c'è stato un evento traumatico, quindi siamo già nella posizionale. Non è una vertigine cervicale? No, assolutamente no. Cioè la colonna cervicale, i muscoli cervicali, cioè non dovrebbero dare una situazione vertiginosa, se non passando attraverso una situazione di interessamento dei vasi, cioè dei vasi vertebrali, di un discorso del simpatico, di una sindrome tipo Mary-Barre-Lew, cioè un nistagmo cervicale, la patologia della colonna cervicale, senza andare sul prossimo corso, quindi un posto traumatico, come dice il collega, che non passa attraverso una posizionale, cioè la intravede? No, il nistagmo di origine cervicale non dovrebbe esistere, non lo conosciamo noi vestibologi. Per cui il trauma alla colonna cervicale può innescare in maniera secondaria una vertigine parossistica del distacco di otoliti. La diagnosi in genere viene posposta perché mascherata dalla immobilizzazione del collo che gli ortopedici si affrettano a fare. La collega. È il neurologo della collega. Sì,
volevo chiedere prima il suo parere sul problema business e tutta la problematica posturale, ATM, ortodonzia, scoliosi. Questo è, ecco, fa parte di un altro seminario. Dove gli altri e posturologi e kinesiologi invece e alcuni ortodontisti ripongono grandi aspettative. Non so quanto interesse o meno, comunque se c'è un nesso. Allora, faccio una premessa come ho fatto per la gente a Micina. Io forse sono un po' integralista e ammetto i miei limiti in questo. Esistono tanti miei colleghi, amici, che credono molto nella posturologia, nei problemi di tipo connessi con l'ATM, con l'ortodonzia, e probabilmente ci saranno dei razionali, dei fondamenti, però io credo che la medicina si debba basare su segni e sintomi. Allora chiedo sempre, cerco di capire, mi sforzo di capire quali siano, oltre ai sintomi che hanno, sono un po' aleatori, nel senso che sono soggetti alla variabilità della capacità nostra di interpretare ciò che il paziente ci racconta. I segni invece sono qualcosa che fanno parte della semeiotica clinica, il nistagmo è qualcosa che abbiamo imparato oggi, visto, come ci può dare, non dico una certezza, ma perlomeno una traccia, un razionale logico sul quale costruire un nostro percorso diagnostico. Ecco, io questo razionale logico in tutto quello che le diceva prima non lo trovo, per cui ho difficoltà a credere che esista quella parte della medicina. Mi sembra che sia stato molto chiaro, molto chiaro. È più chiaro di così non si poteva essere. Bene, io penso che abbiamo, diciamo, concluso la sessione di oggi. Ringraziamo il professor Asprella che è venuto a trovarci, e ne approfitto perché, siccome lui è il primo di quest'anno, gli volevo, come dire, consegnare una cosa che spero gli faccia piacere, l'attestato di socio onorario del nostro cenacolo di vestibolo. Grazie.